Oggi l'esercito avverso ha colpito le nostre postazioni da un posto. Io penso, però, essendo una guerra molto psicologica, vengo di spiego. Non so se sapete, notizie di questi giorni, la famosa dottoressa indagata e portata in tribunale a Torino per aver praticato su una persona con un melanoma di pochi centimetri la terapia, così chiamata terapia Hammer, che non è terapia Hammer, io non lo so, cioè veramente ragazzi, hanno bussato, manco sento dall'altra parte, quindi c'è proprio un muro spesso, e tra l'altro cioè, diagnosticato 9 anni prima. Cioè ragazzi, prospettiva di vita della Madonna, con la chemio non sopravvivono il 2% nei primi 5 anni, cioè sopravvive il 2% nei primi 5 anni, il resto sono stati annientati, ma poi c'è, cioè, inutile, non possiamo entrare in quella diatriba lì, in questa dialettica dove che facciamo? È la guerra, capite? Ci contiamo i morti a vicenda, mentre la questione non è sullo stesso piano. Non è sullo stesso piano. Cioè, questo è il piano di dove parlano di cancri, tumori, di tutto. Qua è un altro piano, il piano biologico. Cosa ti vengo a spiegare? Cioè, cosa ti metto a fare? Cioè, tu vuoi portare Amere qui. Amer inteso proprio le scoperte, 5 LP, no? Le 5 leggi biologiche scoperte dal dottor Amer, che non è un metodo di terapia, cioè, e poi sono bastardi, perché proprio l'articolo sul giornale è condannato a 2 anni e mezzo la dottoressa di Torino che ha curato questa cosa qui, con la sedute di psicoterapia del sistema terapeutico del dottor Hammer, radiato dall'albo, cioè devono sempre mettere poi, no? Ta, 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 ta. Allora, cioè, quello lì è, secondo me, c'hanno la casella, inserisci qua. Quando esce la parola Hammer, insieme va, non so se avete visto ultimamente, Wikipedia ha fatto questa cosa, quando tu vai su una parola che ha un collegamento ipertestuale, ti apre adesso la finestrella. Non hai bisogno più di andare lì. Cioè, la prima descrizione va carino, no? Bello, queste cose qua. Così, ecco, lì è uguale. Quando vai su Hammer, il dottore cattivo, con la faccia quella... sempre quella foto lì, proprio che sembra il comandante delle armate tedesche, capisci? Sul fronte della Moldavia, che non ci sono mai stati, perché i moldavi si sono arresi subito, non vedevamo l'ora che arrivavate, perché ci abbiamo 2 palle così di questi russi che non li sopportiamo più. Perché dovete sapere che l'Unione Sovietica è un'Unione Sovietica, cioè gli stati, ognuno era per i cazzi suoi, qualcuno si è messo in testa che dovevano stare uniti, capite? Come l'Italia è fatta di tante regioni, qualcuno a un certo punto si è messo in testa, un sabaudo qualsiasi, si è messo in testa che dovevamo diventare tutti la penisola italica, ritornare all'antico splendore di sti e paio di coglioni, perché in realtà gli fregava dei tesori di Federico II, però fa niente, poche cose così, e quindi capite che dopo torno anche alla Russia, perché qui siamo, le cose che non possono essere taciute continuano a ritornare, capite, con questo terrorismo ormai. Veramente è la strategia del terrore, ma non di ISIS o degli estremisti. Come l'ho chiamata? La strategia del terrore degli stati che fanno finta di essere attaccati dai terroristi, perché così possono tirare un po', stringere un po' di più la vite. Ragazzi, guardate che non so quanto veramente... tutto questo possa continuare così, pensando che noi non ne saremo coinvolti, perché poi la questione divertente è quella che la gente fa i cazzi soldi, sono andato a lezione di chitarra e diceva, ma io ho il mio giardino qua fuori, va bene, ti tireranno le granate tutto attorno al giardino, cosa ti devo fare? Capite? E no, perché qui è un continuo abuso,
L'abuso di potere è un continuo abuso, è un continuo premere, forzare, non so se vi rendete conto, cioè è un forzare che c'è, che è latente, capisci? È veramente Matrix, agenti lo sono tutti e non lo è nessuno, e quelli che è accanto a te, appena tu esci dai canoni previsti, iniziano a opprimerti. È proprio l'oppressione di Pisti Sofia. Nel testo viene proprio chiamata così. Pisti Sofia viene oppressa perché, poveretta, senza accorgersi, è scivolata nel caos. Capite? Appresa da questa luce, no? Questa luce che lei vede dal suo eone, il leone, il tredicesimo eone, non è Leone XIII, il Papa, se mai esistito, è eone inteso proprio come dimensione, cioè una misura talmente enorme che è un eone, capite? Cioè è smisurato, è, per chi è che studia, conosce un po' Gurdjieff, il sacro spazio astrale assoluto, spettacolo, capite? Pensa che concezione, sacro spazio astratto assoluto. Come minchia fa una cosa essere astratta e assoluta allo stesso tempo? Perché la verità sta nei paradossi, cioè questo livello, questo ordine di mondo, perché si tratta proprio di un ordine di mondo, poi Gurdjieff si mette lì, no? Fai 3, 6, 12, 24, 48, 96, si diverte lui col suo cazzo di raggio della creazione, ma non lo capiranno mai se glielo spiegano in questo modo le persone. Allora piuttosto non possono lasciar perdere, perché bisognerebbe lasciar perdere il caos. Mentre nel caos vige questa bella piramide dove non c'è nessuno al comando, siamo organizzati in classi sociali, no? La chiamano civiltà questa. Come misuriamo noi la civiltà di un popolo? Dall'organizzazione in classi sociali. E poi viene l'avanzamento tecnologico, e l'ultima cosa che quasi non fotte un cazzo a nessuno, sta iniziando a venire in capo, che non vuole più cazzo a nessuno, è lo sviluppo culturale. Culturale. Non c'è più base culturale a questo mondo, ma non frega un cazzo a nessuno. L'importante è fare piccioli, come si dice dalle mie parti, cioè fare la crana, fare soldi sulla faccia degli altri. Tanto non c'è più, non essendoci la base culturale, non c'è più neanche il problema morale. Capite? Troppo forte. Il Papa è una figata. Può entrare in casa delle persone, dei morti di fame, e fargli sentire di nuovo delle persone importanti. Rimangono morti di fame, però intanto si sentono importanti. È fantastico, la Chiesa veramente in 2000 anni è riuscita a rafforzare questa sua capacità di attrarre milioni di miserabili, persone veramente, e dargli quel contentino, quella consolazione che, non so se avete capito a cosa mi riferisco, gironzolava qua per Milano l'altra settimana, con questa spider bianca tutta protetta, che sapete che adesso è quello lo stanno preparando, capisci? Ali Achad 2, ve lo ricordate? Ali Achad 1, primo, ci sarà Ali Achad 2, se dovesse servire, perché questa è strategia, capite? Cioè mentre il resto del mondo non c'ha una cazzo di regia e tutto quello che è nel moviolone delle persone è la finanza, fare la crana, questi che sono qui da molto prima e che il loro capo branco, vi ricordo che uno, un occhio dentro un triangolino così che emana, capite? Dio, si sono cercati il capo branco più incredibile del mondo, cioè quello che lui durerà sì eoni, se prima o poi... Perché? Perché guarda che bello, questa è l'organizzazione in classi sociali. Dove li mettiamo i miserabili? Qua. Miserabili. Capite? Io per miserabili non sto parlando di miseria dell'anima, parlo di miseria purtroppo economica. Miserabili purtroppo tante volte coincide poi anche con la miseria nell'anima. Quegli altri lì, capisci che loro sono più avanti, comunisti, li chiamano proletari. Proletari, proletario, perché il suo capitale è fare figli. Poi, siccome non facciamo più un cazzo di figli, tra un po' diventeranno nigeriani senza neanche accorgersene, capite? Fra 200 anni, è troppo una figata.
e li vengo alla strategia. Secondo me, capite? Allora, in questo momento ci sono tante cose, è dura qui la faccenda. Partiamo sempre col solito Industry 4.0, questa cosa qua, ma mi viene comodo, è quello che il governo, che tra l'altro spacciano per l'agenda del governo, quando in realtà è una roba dell'Europa, appunto, è già da un pezzo che si parla di questa cosa, rivoluzione industriale, quarta rivoluzione industriale vuol dire, fondamentalmente, che vuol dire che stiamo passando a un mondo un po' più automatizzato. Che vuol dire che questo modo di organizzare la vita è vacilla. Eh sì, perché questi qui devono lavorare, ma se il lavoro di... Cioè, capisci, in fondo alla piramide ci hanno messo le macchine. È un po' complesso, capite? Anzi, non solo ci hanno messo le macchine, ma questi stanno sostituendo questi. Tra l'altro, quelli che sono qua sopra, famosi colletti bianchi o i borghesi, sono ancora convinti di resistere, ma da resistere anche poco, perché con gli algoritmi, perché loro pensano che Industry 4.0 è robotica, no? E quindi c'è un cazzo che ci vuole a fare un cazzo di braccio meccanico che fa così, scusa, e altri due bei braccini che fanno così, li metto insieme e faccio un bel lavoro, no? Capite? Questa cosa qua è considerata questo, ovviamente, a questi livelli qui. No, non hanno capito che la segretaria non serve più, che rispondi e non c'è più uno per... capisci? Tu c'hai... Siamo ancora con la segreteria. Buongiorno, benvenuti nel servizio Vodafone. Uno, premere uno per internet, premere due per come cazzo è? Servizio mobile, premere tre per sapere le tue offerte, premere quattro per ascoltare il tuo credito. Non c'è più. Rispondi e c'è subito, tu fai pronto e già l'algoritmo ti ha. Ti ha fatto l'anamnesi e quindi decide subito a seconda della, quindi da quel pronto è in grado di analizzare la tua voce a un punto tale da aver già stabilito con quale altra cazzo di voce ti deve rispondere. E allora senti questa, perché i maschi sono così, senti questa voce di una specie di sorca topo gigia, sì, pronto, sono il tuo servizio mobile. Hanno finito così. Voi c'è George Clooney dall'altra parte, proprio lo riconoscete, anzi gli chiedono, lo pagheranno un botto di soldi per fare degli algoritmi con la voce di Clooney, capite? Che poi non è il Clooney americano, devi fargli mettere, quindi costa meno il doppiatore. Ragazzi, il doppiatore costa meno. Io infatti spero un giorno che mi risponda Morfeo, cioè Massimo Corvo, che ci conosciamo. Gli dico, guarda Massimo, fai una cosa, per cortesia, metti la tua voce così, vabbè. Rido, ma non c'è tanto da ridere. Questa roba qua, quello che noi chiamiamo i lavori di concetto, se ne stanno andando, da qui a 5-10 anni i lavori di concetto se ne vanno, non servono, capite? Giocavamo a Natale con Watson che fa, analizza le cartelle, ma se ci pensate meglio, ragazzi, fra 10 anni voi dovete togliervi dalla testa di guidare più un'automobile. Non so se l'avete capito. Quando avranno fatto definitivamente l'automobile che guida da sola, a te non ti vogliono il volante. Perché? Capisci dov'è oppressione? Come funziona, come sta funzionando l'oppressione. Ed è facilissimo fartela passare, perché il terreno è pronto. Questo è il culturale che è stato preparato. Tu non sei affidabile, tu sei pericoloso, tu fai gli incidenti, il software no, non sbaglia il software. E quindi obbligheranno te. Capite? Ma la capite la campagna? Il 90%, attenzione, perché sono fantastici quando giocano con i numeri così. Perché le percentuali non vuol dire un cazzo. Capite?
il 60% dei votanti ha dato a Matteo Renzi il voto. E uno pensa al 60% degli italiani. No, guarda che sono andati in 400.000 a votare questa cosa qua. Cioè, è un cazzo il 60% di 400.000 pensato, capite, sui milioni di italiani. Però se tu giochi così, vabbè. Andiamo avanti, che finisco il ragionamento. Il 90% dei malati di morbillo non era vaccinato. Molto grave. 5 persone. Non lo so, faccio, capisci? Se mi traduco, e non cominciamo, che mi fate subito in piazza. Ecco, però basta, raga, qua, dopo un momento, queste civici, mo. Basta, però devono arrivare le zanzare adesso. No? Ma è così, vanno avanti così. Non vedete che a giro ci rompono i coglioni con la meningite? Perché? Perché ti devi vaccinare. Quando porti il figlio a scuola vogliono vedere se l'hai vaccinato, perché se no lui è contagioso. Capisci come funziona l'oppressione? È per la tua sicurezza. Noi alziamo l'asticella del controllo per la tua sicurezza. Non vedi che c'è ISIS? Tu la vuoi la sicurezza. Non vedi che, cazzo, muore, i tabaccai muoiono, come le mosche, che arrivano i rapinatori, gli sparano e invece di essere armati muoiono i tabaccai. Ma qualcuno si è andato a guardare i numeri della criminalità? Ragazzi, 10% su tutti i crimini in meno. Che vuol dire? Che tu stai usando i media per creare informazione, per creare la notizia. Cioè, se tu... È chiaro, ma ascolta, voi sapete come funziona l'ANSA? L'ANSA è una specie... All'inizio addirittura era una specie di telex, così. Tutto quello che accadeva, che si poteva battere sull'ANSA, veniva battuto. Per quello si dice battere sull'ANSA. Adesso non c'è più nessuno che batte, no? Tolto per strada, non batte più nessuno, capite? Anche lì vi faranno la tecnologia automatizzata e vedete, arrivano anche le baldracche a quel punto. E vabbè, da una parte meglio, perché così la finiamo con queste poveracce che non sono prostitute. Cioè, come fanno questi? Io penso a un Salvini che dice la prostituta col 7,30 o col modello unico. Ma quale? Ma quella F-bar dove vanno loro, transessuale, perché quelle lì per strada non sono prostitute, sono schiave malmenate, pestate, sequestrato il passaporto e ricattate perché malmenano le famiglie nel paese d'origine. E non è per sentito dire, perché per un po' sono stato all'interno della LURI e mi sono occupato perché non ci potevo pensare che ci potesse essere questo meccanismo assurdo. E quindi non è che parlo per sentito dire, parlo perché è quello lì. E l'unica cosa che riusciamo a fare noi è andare lì a invitare queste qui di farsi dei test per vedere se hanno l'AIDS e piano piano che non c'è neanche l'AIDS, capite? Cioè, è un mondo completo, cioè fai proprio così e disegna un muro di gomma dove tutto questo sapere non può passare. Non riesce a passare perché rimbalza, sboing, e ritorna qua su, sboing. Perché? Perché di fondo poi c'è la paura di cambiare, la paura dell'altro, la paura del diverso e via dicendo. Torniamo alla strategia vaticana. In questo meccanismo cosa sta succedendo? Siccome, capite, il problema c'è, non pensiate che il problema non c'è, cioè il problema c'è, e come se c'è. Cioè, ragazzi, il nuovo piano industriale, perché sono magnifici, io non lo so, come cazzo fanno? E la cosa che stupisce è che le persone, non lo so, dove cazzo, dove è finito il sangue che bolle nella gente? Dove cazzo è finito? Io non lo so, non lo riesco più a vedere. Vengo, mi spiego. Il piano industriale di Alitalia prevede 2.000 esuberi. Dove cazzo è il piano industriale? Chiamano licenziamento, non lo chiamano più, oppure efficientare i processi.
200 persone a casa. Ma che non me ne frega un cazzo, io non è che devo fare il sindacalista. Quello che voglio farvi capire è un'altra questione, che quella cosa che loro chiamano lavoro o occupazione non c'è più e non ce ne sarà più. Cioè, non c'è l'occupazione, non te la puoi inventare. Il mestiere del futuro è il coach, è il mental coach, è il mentalist, è l'investigatore privato. Cazzo, il lavoro del futuro. Ce l'hai un'idea? I lavori creativi, come li chiamano loro. Il consulente matrimoniale. Raga, ho aperto un profilo come consulente matrimoniale. È troppo bello. Ricevere queste mail devastanti. Dove tu vedi. È proprio, e lì vedi come funziona proprio il ciclo. Perché nella biologia, nella sensatezza della biologia, non c'è solo... c'è pure sesta, settima, ottava legge che ha a che vedere con i comportamenti poi psicologici, culturali di una persona, che uno pensa che è culturale. No, guarda che per essere assimilabile a qualcosa che somiglia a una coscienza, minchia, come te le devi sudare le camicie. Per il resto, se anche i tuoi processi mentali sono assolutamente già previsti e assolutamente prevedibili. Faccio l'esempio. Lei 26, lui 31, lui non vuole più stare con lei. Facilissimo, arriva a 30 anni, va in crisi, non sa più che cazzo fare della vita. Il nostro interesse era viaggiare, andare al cinema, divertirci e lui non c'ha più voglia. Io credo ci sia una terza persona. No, non c'è una terza persona, è che il poveretto sta annunciando che gli sono rimasti tipo 20-30 anni. E si interroga che cazzo ha fatto fino adesso e quindi non vuol più venire in discoteca. È troppo facile. Il problema è che tu hai sulle relazioni investito credendo che le relazioni amorose, come le chiami te, o comunque questa cosa che chiamiamo noi relazioni, ma non sono tutt'altro che relazioni, sono mutuo soccorso futuro. E guardate che le due parole, cioè qua dentro, hanno dei significati preoccupanti. Il mutuo è un debito che tu contrai. Queste cazzo di relazioni della minchia col mutuo soccorso, dove uno dipende dall'altro e minchia l'altro, quando decide che vuole cambiare rotta perché si sta svegliando e si rende conto, non sei più quello di prima, non sei più quello di sempre. Che cosa ci avrai per la testa? C'hai in testa un'altra. No, è che io l'altra me la cerco dopo che tu mi hai sfrantumato talmente i coglioni che io volevo un'altra che me la sono andata a cercare. Cioè, lo capisci che sono in crisi, che tutto il mondo in cui credevo, le cose che toccavo, che consideravo punti di riferimento, sono merda. Non riesco più ad appoggiarmi da nessuna parte, che mi accorgo che si scioglie. Perché ne vedo, perché dopo un po', capisci? È proprio una questione di 7, 14, 21, 28, li vedete i numeri? È così, ma funziona così, questi sono i cicli. Parlano di educazione a scuola, non capiscono un cazzo, non prendono neanche in considerazione. Come sta andando parental education parentale? Non ti ha scritto nessuno. Lo so, ma sono così questi, sono da buttare, non c'è più nessuno, a questo mondo non c'è più nessuno. C'è rimasto il 3%, anzi il 2%, che siamo io e Claudio che suoniamo la chitarra, che lui è bravo, io no. Sì, abbiamo intenzione di fare questo duo comico, si chiameremo il 2%. Quando arriva anche Marco Savio diventiamo il 3%. Ovviamente la percentuale, vabbè, finiamola. No, perché stasera è calda. Quindi, capite? Cioè, lo riuscite a vedere? Io faccio una fatica perché dovrei proprio mettermi lì, settore, proprio essere sistematico. Settore istruzione. Istruzione. Cioè, quello, il poveretto del giornalista sta ancora aspettando la mia cosa con gli esempi, no? Sapete che mi devo intervistare. Perché se non glielo mando, magari si stufa e non me la fa più poi. Dovrebbe, ma... cioè non è che a me mi interessa, lo facevo volentieri perché è una cosa che mi piace fare, cioè nel senso che se si può ancora un po' andare a sconcicare il culo alla cicala, a me una cosa non mi dispiace. Però, capisci, dovrei mettermi lì un settore dopo l'altro, cioè ti metti qui istruzione e ci sediamo a tavolino e ti
ti dico, guarda che cazzo stanno facendo, questo, questo e questo. Cioè, ragazzi, un bambino, oggi gli diagnosticano la dislessia come se fosse una cosa alla da lì in avanti. Cioè, questo a 4 anni, a 5 anni, a 6 anni, a 7 anni, ha già una tara in testa così. Ma non capisce un cazzo di processi di sviluppo di un individuo. Ma come cazzo fanno questi a continuare a parlare di insegnamento, di educazione o di cose? Ma cosa cazzo stai capendo? Ma cosa ne sai di processi di sviluppo che quello in quel momento... Lascia stare gli urti della vita esterna. Come si comporta mamma e papà che vanno a influire, ovviamente. Cazzo, sto strutturando il primo cerchio. Dove gli esempi di... che mi permetteranno di avere una personalità, e stiamo parlando di personalità, l'anima... la affrontiamo un'altra volta, non c'è l'anima, ragazzi, ci siamo noi e vediamo dove possiamo andare a finire. Stai strutturando una personalità che si struttura perché tu assorbi innanzitutto da babbo e mamma. Ma è biologico. Scusi, posso farvi una domanda? Come nascono i bambini? O ancora pensate che sono le api che vanno, magari c'è il miele, qua ci sono le api, Come nascono i bambini? Papà, scusate i miei disegnini un po' così, quello è il gonnellino col triangolino, e mamma, ok? Nascono così i bambini? Biologico. L'individuo? Da chi cazzo assorbe? Allora, questa è hai fatto il bambino, ok? Cioè, ho fatto tre segni su una lavagna. Adesso a questo qua, il contenuto qua dentro, questo chi glielo mette? I primi sono loro però, capisci? E quindi quanto più saranno in grado di, e qui mi fermo perché sennò dopo io già so come ragionate, iniziate con le paranoie, avrò fatto giusto, avrò fatto sbagliato, che cazzo gli avrò messo di contenuti a questo, cosa gli avrò tolto, cosa gli avrò messo, quanto avrò fatto, cioè perché ogni tanto arrivano qua in crisi, cosa devo fare per educare mio figlio? Smettila di rompermi i coglioni, perché se la smetti di rompermi i coglioni a me, non è che a me mi rompi i coglioni, la smetti di farti quelle domande lì. Impari a volergli bene, che è la prima cosa che hanno bisogno, perché quando ricevono il bene necessario da più e dal meno, più della metà del lavoro è fatto, perché quella persona non cercherà più di il bisogno di considerazione a parte. Bisogno di considerazione è una conseguenza di una privazione. Cioè, non riuscite a capire che questo modo, cioè, a seconda di che cosa... Qua si trova, nasce quello, bene meglio li chiamavo così, essere e avere. Delle prime due tipologie, quella dell'essere e quella dell'avere. Cioè, quella dell'avere è quello che è rimasto in carenza di uno dei due genitori. Quello dell'essere è quello che ha avuto completezza, poi bisogna vedere se è di tutti, di uno solo, allora poi si estendono le altre tipologie. Non voglio entrare in quest'ambito, però voglio rimanere sul fatto che questa cosa si capisce. E il primo nutrimento è affettivo, non è un altro. Non chissà, non è quello che tu dici o che sa che cazzo devi fare, e allora poi si erano inventati, io me lo ricordo, i metodi. Se il bambino piange lo devi mollare nella stanza al buio da solo, dopo 6 mesi che è nato questo. Ma tu sei un drogato. Ma nelle cose giuste, nei paesi infatti ormai non esistono più, però la madre 3 anni se lo tiene al collo questo e se lo porta a spasso dovunque, perché è la prima che gli dà la roba. Cazzo, è matrilineare qua il passaggio, Cioè, questi qui sono di passaggio proprio, capite? Scusate, io lo so, poi dopo i miei colleghi maschi ci rimangono un po' male quando li maltratto così, ma vi fa bene. Così, col tempo, capiremo anche quello. Quindi questa qui, figurati, no? Questa qui è la prima roba. Tu, questo inizia a uscire da questa sfera, quindi da questo cerchio che genera tutta una serie di cose che non starò qua a ripetere o ne analizzare, ci andate da soli, non è che ci vuole grande testa, capite? Il risentimento è conseguenza del fatto che sto bambino ce l'ha con uno dei due che non, è normalmente quello a cui ha voluto più bene, che però, perché è così, non è solo
che le femmine sono innamorate dei padri e i maschi sono innamorati delle madri. Sono minchiate. Cioè, quello che c'è più un'affinità è per cui quello a cui tu vuoi più bene dei due. E c'è uno dei due a cui vuoi più bene. Non si scherza. Poi vuoi bene uguale, capisci? E troisi con quello. Dei due uguale. Però... ma perché, da dove cazzo devi assorbirlo? Capisci che quello che noi non capiamo, non capiamo che, ecco, questo non capiamo, che siamo qua, e che, cazzo, la vita ha una cosa sola in mente, crescere. Sto usando uno schema per cercare di farmi capire, crescere. E quindi il crescere, che non è solo biologico nell'uomo, ma diventa anche un crescere intellettuale, emotivo, della volontà, un crescere culturale, un crescere, diremmo, antropologico, quel crescere lì investe tutte le tue sfere. Quindi anche il bene, in realtà, che tu cerchi, lo cerchi, e quindi questa... capite? Certo che in questo mondo è vuoi più bene a papà e non a me, la madre standard. Minchia, per forza, tu me ne hai dato fin troppo. Lui si fa lesinare, è chiaro che io inseguo lui. Perché? Ma non perché gli voglio più bene. Mi serve il suo pezzo. Se non me lo dà, minchia, lo devo inseguire. Lo capite o no? Io sto strutturando la mia personalità, la mia individualità, capite? Devo diventare un soggetto. Alla fine dei tre cicli, io ho 21 anni e sono... dal punto di vista biologico maturo, ma non solo biologicamente, sono maturo e dovrei essere maturo anche per quelle 3 volte 7, nel corpo, nell'animo e nei pensieri. Quella è 33, 33, 33, sempre Troisi e coso escono stasera, no? Che erano i patti con Leonardo, 33, 33, 33, ecco, quella roba lì, ma è vero, è così... Sviluppo armonico dell'uomo, che cazzo vuol dire secondo voi? Quando Gurdjieff si inventa questo nome al suo istituto, Istituto per lo Sviluppo Armonico dell'Uomo, significa quello, armonico che vuol dire? Emotivamente, dal punto di vista intellettuale e dal punto di vista anche fisico. Per quello che interviene e affronta tutte le sfere, quando parla per esempio del corpo fisico, dei danni che fanno lo sport. Non è difficile da capire, andate in una palestra e vedete della gente che solleva delle tonnellate di roba, non si, con le vene che gli esplodono sulla mente e su tutte le parti del corpo, che sembra che a un certo punto, sai, quando è, pra, gli si spacca, anche perché per gonfiarsi, tra l'altro succede proprio quello, cioè si spacca il muscolo, si rigenera e nel rigenerarsi, no, siccome nel foglietto di lusso, dà sempre un po' di più. Quindi uno che pompa in quel modo sta in svalutazione dalla mattina alla sera, eh? Vi rendete conto? Figa, dai. Ma come fa? Per quello ti fa male, eh? Dopo che inizi a fare flessione, da un certo punto dici, cazzo, c'ho male oggi alle braccia. Eh sì, ma non è solo l'acido lattico, l'hai spaccato. Capite? Va bene, procediamo avanti. Quindi questa roba qui è quello, crescere, è che siccome manca questo mondo, capite? In questo il caos, quello che Pisti Sofia poi chiama caos. Perché? Dov'è che nel racconto di Pisti Sofia? Pisti Sofia viene attratta da questa cosa. Come dire, bello, la creazione, un mondo. Quindi, capite, guardava la luce, non comprendendola fino in fondo la luce della coscienza, rivolge lo sguardo verso il basso. Ma non è che c'è l'alto e il basso e quindi... Dio è là in un punto che non si è capito, perduto nell'universo, verso il basso c'è la terra. Sono livelli di comprensione, era quello, se volete, a un certo livello, è proprio filosofico. È la falsa luce della dialettica e la luce della Sofia. Capite il senso? Come può essere letta Pisti Sofia a più livelli? La dialettica che cos'è? Bello, la dialettica è bella perché la dialettica permette di fare dei ragionamenti, i ragionamenti ci aiutano ad arrivare a delle comprensioni e quindi io cresco in consapevolezza. La dialettica per la dialettica non cresce più niente, non cresce più l'erba, bisognerebbe dire, però non si dice, però capite il senso, no? Dove, come Attila, dove passa lui non cresce più l'erba uguale, dove passa la dialettica per la dialettica, quindi
tutta quella diatriba tra il razionale e l'irrazionale, sono paranoie qua dentro per non fare mai un cazzo, per non cambiare veramente visione, perché bisognerebbe ribaltare completamente la concezione del mondo. Ma non là fuori, che te ne vieni come Miss Universo o Miss Italia, che cazzo è, che è Miss America, che sei, no? Le Miss c'hanno sempre una cosa, che quando gli chiedono cosa vuoi fare da grande vogliono salvare il mondo, no? Ecco. Non è una questione di salvare il mondo là fuori, è una questione di ribaltare la concezione in se stesso, perché se inizio a guardare veramente il mondo un po', secondo me anche un po', cioè più vicino a quello che è la realtà dei fatti, cambia tutto il modo con cui poi mi rapporto col resto e con tutto l'altro. Ed è chiaro che poi i cari arconti, capite, nel racconto di Pisti Sofia, cercheranno di opprimerti, che sono che, né più né meno che Smith, cioè questo software che ormai si è prodotto in secoli di condizionamento, per cui lo sono tutti, non è essere nessuno, basta solo che tu a un certo punto cominci veramente a ragionare in un modo diverso, cazzo, questi si accorgono e ti vogliono schiacciare, ti vogliono tenere sotto, devi essere oppresso. Hammer questo sta pagando, una concezione che è al di sopra del bene e del male, perché è biologia, e la biologia non è né buona né cattiva, è biologia, è semmai sensata. Non è mai insensata, e anche quando è irrazionale è sempre sensata. Si capisce? È pazzesco se uno ci pensa. Quindi ha toccato veramente delle cordine mica da ridere il nostro amico. E stavo dicendo, no? Beh, stavo dicendo diverse. Comunque, vabbè, vediamo se ci ritorniamo. Quindi questo bambino qui, perché stavamo parlando di istruzione, eh sì, perché vedete, io dovrei mettermi qua e per ogni settore ti dico che cazzo stanno combinando. E ti smonto un settore dopo l'altro, perché questo mondo qui sta in piedi, e siccome me l'hanno insegnato loro, io li ho studiato il loro modello di sviluppo e ho capito dove è fallace e dove non potrà che crollare e rinascere, crolla e rinasce, e dove per loro è assolutamente funzionale che ci siano dei minchioni che di quando in quando gli fanno anche la rivoluzione, cioè che dei proletari coi coglioni pieni vanno qui e ribaltano perché rimischiano le carte, capisci? È come riprendere il è come dopo che avete mai fatto dei solitari in vita vostra. Alla fine del solitario, se ti riesce, che cos'hai? 4 mazzi perfettamente ordinati per seme, giusto? Non funziona così il solitario. Io mi ricordo che era così, è un po' che non lo faccio, ma no, tipo 40 anni. No, perché quello ci provava mio nonno a farmi fare il solitario per tenermi buono, ma niente, doveva rinunciare. Era, poteva, con me poteva solo la televisione, anche se nel bianco e nero. Era un grande potere, però questa cosa scintillante dentro l'oblò della lavatrice, capisci? Era una cosa che mi attraeva. Infatti ancora adesso non vi conviene portarmi a mangiare o da qualche parte così che c'è un televisore, perché non vi si inculo per tutta la sera. Perché purtroppo, cioè, sempre con l'occhio. Infatti normalmente mi metto sotto il televisore, così. Sperando che tengano basso il volume, se no è finita. Eh sì, se non puoi vincerli, alleati. È troppo facile in questa cosa, Quindi, stavamo dicendo dell'istruzione. Questo qui, figurati, cioè questo sta in tutto sto popò di processo dove non stiamo più parlando di un nucleo familiare che ha tempo per crescere un figlio. Stiamo parlando di un nucleo familiare, no? Con il rapporto al 3% del PIL, con rapportato a un lavoratore della Svizzera che guadagna uno stipendio pari al 5% del PIL del fatturato lordo del suo paese, rapportato a un lavoratore del Guatemala, che cazzo sto dicendo, minchiate, per farvi capire che dicono minchiate dalla mattina alla sera con queste percentuali. E il problema è che questi due ci credono. Non solo ci credono, ma purtroppo a causa dell'oppressione alla quale siamo sottoposti, perché anche l'oppressione è fatta di diversi livelli, capite? Voi pensate che l'oppressione sia solo che arriva lì uno, ti dà una smanganellata in testa e ti mette
in gattabuia. No, l'oppressione va per livelli diversi. La prima oppressione è psicologica e quindi utilizzando i media io faccio pressione sulle persone convincendole, capite, per certi versi il Berlusca non è che sbagliava quando diceva non dovete parlare della crisi in giro, smettete di fare quello perché la gente... In effetti se tu fondi tutto sul vendere e comprare, quindi transazioni, se inizi a dire che c'è crisi la gente che farà? Meno transazioni, quindi che sono il motore dell'economia, l'economia crolla, cioè era anche ragionevole, poi dopo che lui facesse delle transazioni per conto suo e per delle ragioni tutte sue, è comunque troppo tosto, è ancora, cazzo, è proprio, lui sta combattendo contro il quarto nemico dell'uomo, invecchiare, non gliene fotte un cazzo, cioè capisci? Non sta più in piedi, sviene appena fa un comizio, però la settimana dopo di nuovo che poi continua a dire sempre le cazzate di sempre, che ormai cioè, è improponibile la politica che vuole fare, però è un figo, secondo me è per quello, perché tiene, capisci? Lui tiene. Poi poveretto, la consapevolezza è quella lì, cazzo dobbiamo fare. Questo è un mondo di malati, vabbè, un giorno mi crederete prima. Spero prima del tempo, perché poi secondo me andiamo sempre più agli sgoccioli più andiamo avanti, capite? La clessidra, ma non che ci succede niente di che, anche se ogni tanto a me mi turba, che ne so, cioè un attentato nella metropolitana di San Pietroburgo, un po' mi turba, ex Stalingrado, ricordatevi che prima si chiamavano Leningrado, Stalingrado, adesso hanno ripreso i nomi precedenti, del periodo zarista. Ma ce l'avete un'idea? Ma come cazzo stanno? È così. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, un po' mi turba, capisci? Il Trump che parla, non mi volete votare quello, opzione nucleare. Poi magari la chiamano opzione nucleare il fatto che si mettono contro, però che non che vuole sganciare i missili. Però per trovare una metafora magari uso un altro termine che non... Vabbè, opzione nucleare. Sono così. Cazzo devi fare? Cioè a me preoccupano di più loro che ISIS, capite? Che uno, ripeto, uno che prende il SUV con il coltellino per scaldare il fumo, si fa una canna, poi tutto storto va a sbattere contro la gente e passa per un attentatore. Per quello lo devono accoppare, perché altrimenti se per sbaglio scende dalla macchina e dice bella raga, joint, gente, che viaggio, allora pa! Lo ammazzano prima, così non parla, se non si accorgono che era uno fatto di bestia proprio, che a un certo punto era arbolante e fa faccio anch'io il terrorista, dai, hai capito? E quindi ti metteranno il softwareino e tu non vedi più. Se vuoi fare gli attentati devi hackerare la macchina, quindi ci saranno gli hacker che a distanza e si inventeranno questa altra cazzata. Vabbè, andiamo avanti, stiamo parlando di istruzione, cercherò di stare sul pezzo, ma mi spiace perché arriva per prima volta e mi sente vaneggiare in questo modo e dice ma questo che cazzo sta dicendo? Ma quello che capita ragazzi. L'istruzione è questa roba qua pazzesca. Quindi immaginiamoci, no? Questo bambino che arriva a questo mondo, già complesso di suo il mondo, con tutto che i loro genitori magari leggono, si istruiscono, c'hanno già una consapevolezza, parolone. Chissà se ce l'è più. C'hanno una consapevolezza di qualche tipo, però minchia, devono fare i conti con l'economia familiare. E quindi Pippo e Pluto devono andare a lavorare. E questo bambino da qualche parte è. Lasciamo stare i casi difficili. Qua stiamo parlando di una situazione normale, non due genitori psicopatici, la madre tossica, il padre ladro al gabbio, capito? Cioè, stiamo parlando di due genitori normali. Si capisce? Ecco, perfetto. Che secondo me si sviluppa meglio quello che il genitore al gabbio, la roba che è più sveglio, cazzo, si deve sgamare troppo presto. Ma che cazzo vuoi, dentro la culla, capisci? Ercole che spezza i due serpenti quando è nella culla. Secondo me i genitori erano un dio tossico, capisci? Allora Ercole a un certo punto dice, puttana, qua adesso prendo i serpenti, li spezzo la corona, che questi due coglioni non me li vengono a levare dalla culla, è ora che mi do una svegliatina, capisci? E quindi fatto del veleno del serpente che non è riuscito a ucciderlo,
ormai in preda al viaggio astrale, va bene. Un Ercole un po' rivisitato. Va bene, però, capite, l'ironia non disturba perché sono veramente tempi, ragazzi, qua basta una cazzata e noi veramente ci ritroviamo. Siamo seduti su una bomba. Va bene, quindi questa roba qua, quindi questi due sono già così, un mare di menate, poi magari lascia perdere. Non tornate con la lingua dove batte il dente il dolente, cioè sono anche felici insieme, non sono due genitori che a un certo punto hanno fatto sto figlio, si sono dovuti per forza accrocchiare, c'è una cosa, tutta una vita, no, normale, capite la parola normale, normale, lui impiegato di banca, lei la sua segretaria, normalissimi, non sono normali, non sono normali. Perché ovviamente se lui a un certo punto a 30 anni vuole licenziare la segretaria per farsene una nuova, cioè magari c'è qualche problema. Vabbè, lasciamo stare. Quindi questa cosa qui, non c'è l'influenza giusta, non c'è l'armonia, non c'è quel sentimento, non c'è quello stare bene, ma fosse solo che minchia, tutti e due c'erano le prugne nella testa, arrivisti a mille, dobbiamo fare la crana, il bambino, questo è ancora in culla, già deve diventare tennista, pompiere, arrampicatore, cazzo deve giocare, suonare la chitarra, almeno 5 strumenti musicali, sì, perché poi se è una famiglia borghese, cazzo deve essere una specie di Superman, sto qua, ancora neanche arrivato, appena fa le scoreggie, visto, vuole volare. Che diventa preoccupante. Quindi questa situazione qui, quindi non è proprio, capite, ma non è colpa loro. Io vi faccio questi discorsi per farvi capire, non è colpa loro, Questi qua sono perché loro già hanno iniziato da molto più tempo di questo bambino a rapportarsi con gli altri, lasciamo perdere i rapporti in amicizia, ma soprattutto col mondo, quello che noi chiamiamo il mondo, ma fermatevi ragazzi, l'unico mondo che noi conosciamo è il mondo del lavoro. Noi ci raccontiamo le cazzate che i rapporti col mondo, l'aspetto culturale, non c'è niente di culturale nel mondo di una coppia normale medio borghese, è il mondo del lavoro. Quando non lavoro mi sto svagando, ma sono all'interno sempre della stessa concezione di lavoro, cioè occupazione, cioè schiavo. Schiavo, ma siccome mi pagano non sono più schiavo. C'è la democrazia. Ah, va bene. Contento te. Quanto puoi andare in 2 settimane in vacanza, ti mandano risicate così, stracciato, anzi una settimana così col culo tirato perché c'hai il culo come quello della gallina ormai, che non c'è più soldi e quindi a furia di tirare, cioè, c'è anche, quando la mattina, se non ti accorgi che rilassi un po' il culo, quando ti alzi ti tiri dietro anche le lenzuola, perché te le sei succhiate tutta la notte, capisci? Cioè, poi dici che c'hai com'è che si chiama quel problema lì che gli mettono adesso? La bruxite, che ti mettono l'apparecchietto perché di notte mordi, capisci? Tu di notte mordi e allora siccome ti stai consumando i denti, ti mettono una minchia di cosa di silicone così almeno non te li consumi. Continui a mordere come un idiota, però almeno non te li consumi, capisci? Sai cos'è la bruxite? Quello, no? Continui... Che notti! Mamma mia, ma cambiate stato, mondo, capite? Cioè uno a un certo punto dovrebbe iniziare a organizzarsi, no, niente, di fronte all'evidenza, un cazzo, basta che una te la mostra un po' così, o che vai in discoteca una sera e sei che, ma tutto sommato questo mondo ci piace così, è così, c'aveva ragione mio padre, tira più un pelo di figa che tutto il resto, e vabbè, che dobbiamo fare? Questa cosa qui che fa dimenticare, ma è chiaro, ma è normale, la natura funziona così, natura di mantenimento. Ragazzi, la vita per continuare a mantenersi su questo pianeta si è basata su un unico grande elemento di svolta, il sesso. Tutto gira intorno al sesso. A voglia che voi fate le... No, ma io ballo, c'ho la passione del ballo, c'ho la passione della discoteca. C'ho la passione, che cazzo di passioni c'hai tu? C'hai tutte le cazzo di passioni di questo mondo, anzi, non so, faccio il DJ, io suono. Quando sono usciti i primi DJ, cioè 20 anni, 25 anni, a farmi un culo così, a sfondarmi le dita, non c'ho più un polpastrello sano, e questi, quando hanno iniziato a spuntare i DJ, che facevano, io suono.
No, suoni, cosa suoni? Non suono i dischi. No, amico, guarda, voglio suonare uno strumento, chitarra, il pianoforte, la batteria, il sassofono, canti. Sai cantare un po'? No, sono stonato. E vabbè, e però suonano. Che devi fare? Perché la selezione, la selezione, capisci? Cioè, capisci come, come il prosciutto va a strati qua? Proprio strati di prosciutto cotto, ma stracotto è questo qui, è bollito proprio. Va bene, magari capisci, è omeopatica la cosa. A furia di bollire, che arriva all'estremo, è che ti ritrovi dall'altra parte e ti salvi. Cioè, ormai fai prima andare fino in fondo che non tornare indietro, e quindi vai giù nel discensore. Nella cosa più... così almeno accelerano nel discensore. Va bene, andiamo avanti. Questi due poveracci, stavamo dicendo, sono in quell'ordine di idee lì, in quell'ordine di mondo. Con te che appena inizi a parlare un po', inizi già a cagare il cazzo. Eh sì, perché non c'è niente da fare. Siccome loro, tra l'altro, hanno cercato un po' di accontentarti, tutte le cose che loro non le hanno avute, quindi a te, niente, no, così, e tu, ma chi è che si... Qualcuno di voi sa cosa sono le pattine? Ve le ricordate le pattine? Cioè, quando tu arrivavi a casa, mamma aveva messo la cera, la lucidatrice, con la cera, l'emulsio. Ve la ricordate? I miei avevano la Tornado, che era una roba... Io mi divertivo perché schiacciavo il pedale e andavo con la Tornado per tutta casa, mettevo la cera 40 volte al giorno, ma non per la cera in sé, era perché mi piaceva guidare la Tornado. Capite? Era una roba pazzesca. Cioè, una volta tu ti alzai e lui aspirare, aspirato, poi lavare il pavimento, poi mettere la cera e parte l'emulsio. Ti credo io che quando quello alle 5 e mezza, le 7 di sera arriva, fermo! Lì sulla porta, così cazzo c'hai il vitro schienato, mettiti le pattine. Cazzo, tutto il giorno per fare quel pavimento lì in linoleum che non viene via mai, perché la cera si sbraga sempre da qualche parte in quel cazzo di pavimento lì, capite? Le pattine. Non ci sono più le pattine. Forse è quello. Bisogna ritornare con le pattine. Bisogna rimettere la cera. Togli la cera, metti la cera, che qualcosa serve. Bah, non lo so. Comunque questi qui sono molto belli gasati anche loro, belli lanciati così, e quindi tu fai tutto questo, sono coscienziosi e sono soprattutto costantemente terrorizzati. Da chi? Dal mondo qua fuori. Dai media, dalle cose. L'hai vaccinato tuo figlio? Vai dal medico di base, il medico di base, bisogna vaccinare, non vaccinare. 90% dei casi di morbillo senza vaccinazione. Io mi ricordo che il morbillo me lo cuccavo alla grande, me ne stavo 20 giorni a letto a fare un cazzo, morbillo, rosolia, orecchioni, tutto quello che è. Non è pa grave, non era grave. Però a quanto pare adesso è grave, perché poi tra l'altro, attenzione, c'è una talmente focalizzata, perché poi non è che ne fai due, tre, uno, perché l'economia non è che te ne permette granché. Minchia, uno, ragazzi, è ammazzato, cioè è soffocato, quello lì, ta, 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 tutte le aspettative, capisci? Almeno io avevo due sorelle, ogni tanto spicolavo, capisci? Erano cazzi un po' anche delle mie sorelle. Mio padre partì e dice, chi è che vuol fare l'avvocato? Passavo mio sorello che uscivo dal bagno, tu, ok, tu farai la bocca, e tac, cioè in tre te la cavi, uno da solo è inculato, dov'è quello? E tu ti nascondi nel garage, capisci, stai facendo le tue cose, vabbè, tutto un casino, è un mondo difficile. Quindi questa cosa, per farmi capire, io la metto giù a ridere, ma è molto drammatica, perché quando tu inizi a pensare di mettere, non contro, di voler fare quello che in scienza, coscienza, chiamalo come vuoi, nel tuo sentimento, nel tuo animo, pensi che sia la cosa veramente giusta da fare. No. Perché tu sei un genitore irresponsabile. Perché tu, vuol dire che tuo figlio, tu non lo stai coltivando, non lo stai crescendo secondo quello che è
il sistema ha deciso che è la cosa giusta. Cioè, il problema qui è che voi dovete scrivere una parola qua, con tutto che sono coglioni e mentecatti, ma loro sono nel giusto. Questi sono sempre nel giusto. Non sbagliano mai, eh. Come fai tu a mettere cosa? Perché, ragazzi, perché il dottore c'ha il camice bianco? Lo stregone vestito di bianco. Io lo chiamo così, è uno stregone. Una volta nel villaggio c'era lo stregone, adesso c'è il dottore ed è lo stregone. Quando arriva un nuovo stregone nel villaggio, vediamo che fa questo. È come il medico quando è arrivato nel villaggio, lo stregone che faceva? La mamma santa, lei con le sue pozioni, e poi il bastone e i sonagli. Perché lei sapeva il funzionamento dell'arte, della psicomagia, dell'effetto placebo, che è l'unica vera medicina qua dentro. È la convinzione, è la volontà. Infatti questi fanno un sacco di morti in giro per effetto nocebo. Perché come funziona il placebo? Funziona anche quello, eh? E quindi se io ti dico che fra 3 mesi muori, se tu sei terrorizzato come una capra, fra 3 mesi non muori, eh? Non è che... E poi ti fanno gli esami, oh cazzo, ce l'avevo sbagliato, non ce l'avevo il tumore. Cazzo, allora di che è morto questo? Boh, non lo so, sabbia in sabbia, zitto, zitto, ficca sotto il tappeto. Capite come funziona? È un mondo strano questo, capite? No, non è strano, ha le sue cose, quindi ovviamente un po' perché proprio è fanatismo, ma che vuoi fare? Che vuoi? Dove lo devi mandare sto bambino? Che lo vuoi buttare? In mezzo a una via? Che perché poi è così, cioè tu non lo vuoi educare secondo il canone normale, quindi dove va a finire questo? L'estremo opposto, in mezzo a una via, a rubare il corpo. Non posso avere un'alternativa io che non sia farlo, che io me lo ricordo, questo era fantastico, mio padre era strepitoso. In questo senso era veramente maestro. Lui a un certo punto, quando io ho iniziato a manifestare certe attitudini, si iniziò a preoccupare. Mio padre a un certo punto ha iniziato ad avere un tic qua e gli si attivava ogni volta che io stavo per combinare qualcosa, perché glielo ho fatto venire io, e quindi lui aveva capito che io c'ero un po' delle attitudini, cioè che sto... Infatti considerate, forse ve l'avrò già raccontato, quando io sono nato mio padre era in pieno Golfo Persico, stava perché lui lavorava sulle petroliere, era capitano di macchine, era in pieno Golfo Persico in avaria, con l'acqua fino qua che stava entrando acqua dentro e le mani tutte lerce stavano cercando di chiudere una cazzo di valvola se no andavano a fondo. E a un certo punto, qui, voi immaginatevi, no? Le navi fatte a ponti e c'è questa cosa e arriva quello, Nino! Antonino! Il telegrafista che urla da più in alto, no? Questo con la botola. E lui si gira, questo è raccontato, fa, che c'è? È nato Rocco! Gli dice il telegrafista. Questo si guarda le mani, fa, deve essere uno stronzo che nasce in un momento simile. E questa cosa, poveretto, gli è rimasto proprio secondo me come un segno mistico. Calcolate che poi il giorno dopo si è fatto ricoverare in Arabia Saudita, dove negli anni 60, cioè, le condizioni sanitarie, potete immaginarvi, con un finto attacco di appendice per poter arrivare, quindi si è fatto operare questa appendicite che non aveva per poter arrivare poi a casa e tutto il resto, capito? Poi dopo ci sono queste... Però lui c'aveva questa cosa che quando io iniziamo a manifestare, questa faceva, ah, ecco, adesso che vuole fare? Ah, il tic gli venne quando la prima volta che arrivò la pagella alle scuole medie. Scuole medie, un vicino, sono Truman dentro lo show. Scuole medie, arriva così, mi viene a prendere, lo ricordo ancora bello, quel Taunus, aveva questo Taunus azzurro metallizzato, Ford Taunus XL, era una macchinona, trazione posteriore, quando gliel'ho distrutta, poveretto, cioè un pezzo di cuore gli sono rimasti. Arriva con questa macchina a prendere, piglia sta pagella e lo vedi proprio inizia a prendere. A un certo punto, è praticamente i voti erano musica, applicazioni tecniche, ginnastica, cioè andò bene, il resto matematica, tutti 4, 5, 3, 2, 1, 0, rimandato, che ancora non si rimandavano le persone. E quindi mi
guarda e mi dice: tu giusto con questa pagella il saltimbanco puoi andare a fare. E così è rimasto. E quindi quando io c'avevo questa cosa, e no, perché io poi sono stato ubbidiente, se me lo diceva mio padre io l'ho fatto, ironizzo ovviamente, perché cioè se cercare lavoro è difficile in questo mondo, c'è un'occupazione, provare a fare un mestiere che sia al di fuori di quello che è il consolidato, il consumato, l'accettato, ti devi fare un bel culo, devi fare l'artista, che cazzo di artista devi fare, capite? È così, dilettanti allo sbaraglio, ormai ce n'è una marea e mezza. Quindi quando io poi a un certo punto ogni tanto manifestavo queste cose, lui c'era sempre questa cosa: questo finirà prima di te, poi fa già, questo finirà a grattare nei cestini. Che io dico, cazzo, ma un'alternativa un po' più dolce, capisci? Lieve. Riesco a farmi capire dov'è che mi voglio portare col ragionamento. Cioè, questo è una modalità dove tutto quello che è comunque novità, ma capitemi, noi non innoviamo un cazzo, cioè questo mondo esiste da migliaia di anni, da eoni, noi non innoviamo niente, è che nella nostra vita vorremmo poter abbracciare delle cose che magari non sono proprio uguali a quelle che fanno tutti. Poi bisogna vedere perché vogliamo abbracciare delle cose che non sono uguali a tutte quelle che fanno gli altri, perché anche quello è un altro modo di omologarsi, capite? Cioè io sto parlando di quando tu hai inizi a avere un po' di piena coscienza, comprendete questo concetto? Quindi non è un problema di realizzazione nel mondo, è una questione proprio di realizzazione in se stessi, cioè di manifestazione di una presenza, quella è anima. Prima di allora non c'è niente, c'è solo uno spettro, un'ombra, si capisce il senso? E qui, perché poi i concetti noi li dobbiamo sempre rivolgere poi verso noi stessi e verso la nostra diretta esperienza, e quindi quel dire piena coscienza è proprio necessario, cioè in piena coscienza, non è per nosbismo, non è per bisogno di considerazione, non è per cercare riconoscimenti, è piena coscienza, capite? È in accordo al tuo essere, qualcuno direbbe, e più tu sei in quella linea e ovviamente meglio anche ti senti. Sei nella pienezza e il tuo campo di irradiazione, chiamatelo come volete, la luce che ognuno di noi emette, è ovviamente luce, invece di essere oscurità, perché non è oscurata da tutte queste robe qua. I tiranni come lavorano, no? Che abbiamo già lavorato. Lavorano a fare un unico lavoro, amici. È questo qui, no? Allora, questo è uno schema. Questo è il mondo. Qui, questi sono tutti quelli che sono attaccati qua dentro, è Matrix, ma veramente Matrix, oltre che lo stanno anche cercando di riprodurre tecnologicamente, ma è già mentale così, capite? Allora, questi qui sono tutti attaccati al sistema, loro conducono quello che Gurdjieff chiamava una vita ordinaria, ma non per essere dispregiativo, è per dire che è ordinaria, cioè è perfettamente ordinata nei cicli previsti dalla legge. Mettiamola qui anche questa, la legge. Qual è la legge qua? Per esempio, che tutto è organizzato in ore, minuti e secondi, che tutto è organizzato in giorni o ore lavoro, capite? Questa cosa qui, a me non me ne frega un cazzo che Marx ha avuto la grande pensatona sul il riscatto dei proletari, quando essere proletario è essere un cazzo di schiavo. A che minchia serve sto comunismo? A prenderci tutti per il culo, è un'altra forma di normalizzazione. A cosa serve? Dov'è la libertà dell'individuo? Dov'è l'emancipazione individuale del soggetto? Dov'è l'essere umano nato sul pianeta Terra qua? Dove cazzo è? È in recinto questo. E se mi parli di proletario, è nel recinto. Io ti sto parlando di quello che viene prima, pianeta Terra. Riesco a farvelo passare? Pianeta Terra, il significato di pianeta Terra. Ma chi cazzo sei tu? Non chi cazzo sono io. Chi cazzo sei tu che mi vuoi, che mi opprimi da quando sono nato, mi vuoi imporre le tue... Ma non perché allora io... Capite l'esempio di mio padre? E allora se non eseguirò quello che tu mi dici, allora io andrò a grattare nei cestini. Cioè, ma c'è una via di mezzo? La coscienza ce la vogliamo mettere in tutto questo? La legge di fronte alla coscienza non serve.
Perché la persona è etica per sua natura, come lo è tutta la natura. Oh, ma che cazzo di etico c'è di segare gli alberi in quel modo come stanno facendo qua intorno dappertutto? Eppure questi sono ordinati e sono nel giusto. È la natura che è disordinata, potrebbe crollare l'albero. Capite che è ancora paura. La paura. Ecco, tra l'altro, apriamo la parentesi nella rubrica delle cose che non possono essere taciute, perché adesso questo fenomeno sta crescendo troppo e qualcuno due informazioni le deve dare. Mi sto riferendo agli altarini sui bordi delle strade. Avete presente? Gente che fa gli incidenti, dopo un po', nel punto dove il tizio si è schiantato, inizia a comparire la lapidina piccolina, con la fochina piccolina, con i fiorellini piccolini, e della gente che va continuamente a mettere lì delle cose. A parte che, dal punto di vista proprio della sicurezza stradale, non è il massimo, perché se l'amico di tuo fratello, ubriaco uguale, va e prende sotto quella specie di saltello di granito, si sfascia anche di più. Ma se realmente noi, perché quello è un simbolo di che cosa? L'altare del sepolcro è il simbolo di che cosa? Come? Ma voi vivete in questo mondo? È simbolo di che cosa? Perché cazzo li fanno i cimiteri? Perché non ci buttano tutti dentro una cazzo di discarica e ci danno fuoco insieme ai rifiuti? Non facciamo prima? Perché c'è l'altare? Sopravvivenza. Va bene, ma perché? Cioè, a quale credo, ecco, mettiamola così, a quale credo, perché è una questione di credo, perché se tu te lo vedi, Einstein andare a mettere i fiorellini sull'angolo dove Tesla si è schiantato con l'automobile? No. Cioè, gli ho fatto il mobiletto di Tesla? Ciao. No. Quindi, cattolico, è un retaggio cattolico. Cazzo, il cattolico si crede che la persona ha un'anima e dopo la morte quest'anima ancora vive, giusto? Cioè, io sto sul credo. Lasciamo stare, vero, sbagliato, giù. Cioè, voglio fare un ragionamento su una cosa che è etica. Cioè, dal loro punto di vista è dottrinale, la dottrina prevede quello. L'individuo ha un'anima, quest'anima, anche se muore nel corpo, quell'anima continua. Oh. Ma guarda che stai facendo come fai con i gatti quando te ne vuoi sbarazzare. Sai cosa fanno con i gatti quando se li vogliono sbarazzare? Non le sapete queste cose. Prendono un sacco, li mettono dentro il sacco e con una pietra di casa. Perché il gatto con una pietra di casa e viene portato lontano con questa pietra e il gatto continuerà a girare intorno alla pietra. Io non lo so se mi hanno raccontato le cazzate o quello che era, però io potrei dire anche le fonti, ma non posso, perché sennò poi dopo... No, ma più che altro sono parenti, poi ci restano male. Siccome sono cose raccontate da bambino, non credo me le raccontassero per terrorizzarmi, però lascia stare quello, non mettiamo via il gatto. Quella pietra lì, se tu, io sto sul tuo ragionamento, se l'anima ha una durata di un'esistenza al di là del corpo fisico, tu stai inchiodando quel povero Cristo intorno a quell'altarino, lo sai o no? Invece di lasciarlo andare, lo stai tenendo lì per il tuo personale egoismo di doverlo, che cazzo lo devi fare? Non te lo puoi fare in casa. Perché devono fare queste cose per strada? E nessuno si azzarderebbe a dire mai niente, perché davanti ai morti, capisci? È sempre così, è la stessa ipocrisia, per cui poi tu non puoi aprire un ragionamento su una cosa, perché altrimenti sei cinico. Ma siamo sempre con gli estremi. Io non sono cinico, sto facendo un ragionamento. Dov'è il cinismo? Semmai è cinico colui che costruisce una cosa del genere pensando che lì veramente ci debba stare ancora qualcuno e gli ruoti intorno, che minchia, aspetta, è arrivata mia madre all'altarino, scusa, ti devo lasciare, e l'anima deve correre lì perché gli stai portando i fiori. Sto esagerando la cosa, però capite com'è la faccenda. Questo era, non mi ricordo più per che cosa, ah sì, perché mi stavo riferendo alla scarsa consapevolezza e quindi poi a questo senso di oppressione che vengono avanti e indietro. Va bene, dove cazzo ero finito? Ah, eccolo qua, eccoti qua. Quindi, diciamo, questo qui è tutto il mondo
attaccato là dentro, danno energia, conducono una vita ordinaria, cioè che vuol dire ordinata, ordinata da dei cicli che per una parte sono naturali, perché ovvio che 365 giorni è... allora, no, frena. Se no casco anch'io nella trappola. Il giorno non esiste. Esiste la Terra che gira attorno a se stessa. Ogni volta che compie un giro completo, noi lo chiamiamo giorno. Questa cosa riusciamo a misurarla perché abbiamo inventato dei dispositivi che chiamiamo orologi o comunque misuratori del tempo. E ancora, misuratore del tempo. Il che significa che il tempo non esiste, l'ho inventato io. Il tempo è un'unità di misura che mi sono inventato io. Sull'onda di questa cosa, del misurarlo, mi sono inventato poi anche un modo come organizzarlo, questa cosa. E quindi ho i secondi, ho i minuti e ho le ore. E poi ho le giornate, che non esistono. Ma tu questa cosa ormai ce l'hai nella testa e per te è ordinato così. Guarda, faccio un esempio. L'altro giorno, facciamo un passo indietro. Voi pensate veramente di chiamarvi come vi chiamate? Che vi chiamate da soli? A che cosa serve il nome? A che cosa serve dare il nome a una persona? Sul giudicare. No. Per distinguere. No, devi essere al di sopra del giudizio. Chiamarlo. Chiamarlo, cioè attirare la sua attenzione. Tu ti credi che Fuffi capisce che tu l'hai chiamato Fuffi? Non hai capito che quella è la parola che Fuffi ha capito, che tu usi, cioè quel suono che tu usi perché lui venga da te e poi pappa, cacca, nanna, tutto quello che ne compete di conseguenza legato ai bisogni proprio puramente biologici. Per quanto l'animale manifesta anche aspetti di affettività. Ma anche quello sono parte del cibo, del nutrimento. Riesco a farmi capire? Perfetto. Questa roba qui fa parte delle mille convenzioni che noi abbiamo assorbito. Io sono. No, tu non sei. Io non sono Rocco. Che cazzo è questo? È il nome o la parola che i miei genitori a un certo punto hanno deciso di utilizzare per potermi chiamare, se no io me ne andavo per cazzi miei. E qualcuno su quel nome ha pensato bene di costruirci anche poi un codice fiscale e tutta un'identità che sa la Madonna e via dicendo, e quindi io sono registrato qua dentro, altro del SEC di Washington. Stai preoccupato del SEC di Washington? Ma amico, ma te Washington ce l'hai qua nella testa, te l'hanno impiantata da bambino Washington. Va bene, comunque, riesco a farmi capire, questo è il senso di ordinario. Che non significa che allora, capite, è sempre lì. Cioè, se io metto l'accento su le trappole, scatta immediatamente nella mente delle persone una valutazione di giudizio. Mentre io ti sto solo mostrando la trappola. Non ti sto dicendo se è giusto o sbagliato, ti sto dicendo che il tempo non esiste e che quel tempo lì è una misura che noi abbiamo stabilito, è una convenzione alla quale tutti quanti ci rifacciamo. E lo spiegartelo e fartelo vedere che comunque è una prigione, perché è una prigione per la tua mente, perché tu non sei in grado di guardare al di là di queste concezioni e quindi sei una persona ordinaria. Per quello, ma perché ti fa comodo, è una sfera di comfort questa, fuori dalla quale tu non puoi stare, perché? Perché non sei cresciuto, non ti sei sviluppato per poter funzionare in un modo diverso e quindi questo diventa assolutamente comodo. Hai capito perché te li ho fatti qui tutti attaccati a Matrix? E felici e contenti di starci lì dentro, Vuoi che dopo nessuno gli ha mai mostrato un'alternativa e via dicendo, ma cazzo, voi siete la prova provata che smentisce tutto quello, perché chi ha voglia e si fa due domande, minchia, cerca di uscirne. Poi ci sono quelli che le cercano, le risposte, gli altri che si deprimono, è finito. E questi sono quelli che questi qua si pappano, perché questi danno tutta l'energia al sistema di chi hanno bisogno di un sottominorato, autosvalutato, da dominare. Così loro si fanno forti. Secondo voi dov'è sta lo scambio?
di energia, se c'è realmente energia poi che passa da una persona all'altra, nell'istante in cui io domino un altro, perché essendo un mondo di oppressi e di prevaricazione, quando io prevarico un altro mi carico di forza, perché nutro la mia importanza personale e quindi io voglio fare il capo, mica voglio fare il turnitore. Vogliono fare tutti i manager, vogliono andare tutti a scuola di manager. No, anche quello che è presente un fenomeno, questo va nei programmi televisivi con la bandana, sti capelli tutti stirati, cazzo, che secondo me ci va con quattro, con, secondo me si fa il casco, ve lo ricordate il casco? Perché proprio gli secca i capelli, gli rimedi questi capelli che gli sprizzano fuori da sta bandana, con la barba, un po' smilzolino, parla in Veneto, che lui beve il vino, parla con gli alberi, li abbraccia, fa le passeggiate, è uno che scrive dei libri, no? Che si è inventato quel personaggio, che c'ha appeal, non mi ricordo come cazzo si chiama. Corona. Corona, bravo, è quello lì, Corona, fai una formidabile Corona, no? Attenzione a fare noi qua, che zacche, arriviamo subito alle censure, ecco. Questa roba qua, è qua, è qua dentro, dove cazzo lo vuoi, Corona? Dove lo devi mettere? Capisci? Perché lui fa una valutazione di merito, non sta osservando le trappole, non ne frega un cazzo, è comodo com'è. Va bene, adesso ci ritorno perché ho sentito l'ostruzione. Beh, è la casa ostruita, poi dopo quando quello dice ti libero dalla casa ostruita lì, no? O disordinata, dall'ostruzione della casa disordinata. Minchia, se ce ne vuole di lavoro per uscire da quello. Per fortuna le persone non hanno chiaro quale lavoro in mano, sennò tutti così, pillola rossa, pillola blu. Signore, abbia pazienza, blu. Ti devi fare un culo se vuoi questa. Questa qua non te la dà nessuno, non te la dà nessuno. Nel film Morfeo gliela dà, ma nessuno te la dà. Questa cosa qui, tu, è tutto sudore della tua fronte, è un culo così che ti fai. Perché devi veramente rinunciare a tutto, ma non nell'avere, nel tutti i tuoi convincimenti e lì stesso di quello che tu ti credi di essere te. Cazzo, tu sei convinto che ti chiami in quel modo lì, eh? Ce l'hai tu un'idea? Ma tu sei matto, a me se mai mi chiamano, va bene, hai bisogno di identificarmi, Rocco, mi giro. Ormai me lo ripetono da quando sono bambino, sono come il cane, no? Rocco! Anche se stanno chiamando un altro Rocco, tu ti giri. È così, non ci avete. Beh, perché tu, mica, non è che ce ne tanti in giro. Però di Rocco ce ne sono diversi, inutile che fai adesso. Così, non si coma né gratis. Ecco. Capite il senso delle cose? Però uno che ha dei nomi normali, no? Ferdinando, Roberto, Marco, Aurelio, tu di che? Maurizio! No, Ivo, anche lì. Oh, sta male questo, eh? Ragazzi, portatevi qualcosa che sta male. Beh, qual è il problema? Non ti licenziare. Qua è vedere, quando vedi cambi, subito. Non dovete pensare ai cambiamenti, a come potete cambiare. Dovete pensare a vedere, che è diverso, perché quando riuscite a vedere, cambiate. Viene spontaneo, è proprio il nostro animo, se vuoi capire cos'è l'anima. L'anima è quella roba lì, è l'unica cosa autentica che noi siamo. E tra l'altro, apparentemente, di durata limitata nel tempo. Il che ritorna poi a bomba della necessità di sviluppare qualcosa in grado di resistere veramente a quel passaggio, sempre che uno ne abbia consapevolezza, voglia, volontà, interesse e tutto il resto, che quindi lascia stare. Capite i misteri superiori di settimana scorsa, che poi non ho finito di spiegarvi il fatto del perché si rifacevano a Mosè piuttosto che perché, come dire, no? Pisti di Sofia è strutturato così. C'è la penitenza, spiegazione della penitenza di Pisti Sofia. Pisti Sofia enuncia questa cosa e ognuno a turno, uno dei discepoli, compreso le donne, perché in quel cerchio c'erano anche donne, compreso le donne, si fanno avanti uno alla volta e dice la tua forza ha già perpetrato per nome di Davide, per bocca di Mosè, è come dire, noi ci rifacciamo a quella tradizione lì. Cioè, siamo
veniamo da quello, andiamo in avanti, ma da quella radice partiamo, capite? Perché sennò si fa fatica poi a comprendere come mai il senso di tutto quello che viene detto. E siccome in quelle tradizioni lì, che poi dove nel 1800 i più vanno a pescare per poi far creare quel brodo primordiale che chiamiamo esoterismo, e quindi lì che ritroviamo poi l'albero sefirotico piuttosto che misteri maggiori, misteri minori, cioè tutta questa strutturazione poi è, guardate, che non ha più di 200 anni. Cioè, toglietevi dalla testa che nell'antico Egitto c'erano le iniziazioni dei misteri minori. Fottevo un cazzo, ma voi di quale Egitto stiamo parlando? Il recente, il medio, lungo, quello mai raccontato? Di quando stiamo parlando? L'Europa, ma di quando stiamo parlando? Non è che c'è sempre stata questa cultura, questa civiltà. Cioè, sto pianeta c'ha 2 milioni di anni. Ma ce l'hai un'idea? Ma quanti cazzo sono venuti qui avanti e indietro? E qual era l'unica vera incipit? La spinta. Crescere. E guardate che crescere è legato al creare. Cioè, la natura stessa te lo mostra. Per mantenersi, la natura usa il sesso. Per quello che per creare, per crescere a un certo punto, e quindi è uno dei fondamenti di questa scuola, l'approccio con una sessualità completamente diversa da quella che ti insegnano qui da masturbatore cronico. Con le occhiaie ormai definitive. Riesco un po' a farmi... Cioè, non c'è la masturbazione in presenza e quindi ascendo ai cieli. Cioè, sono puttanate perché c'è qualcuno che ogni tanto deve dare un colpo al cerchio, uno alla botte. Quindi... No, cioè, trascendere vuol dire trascendere la funzione. E quindi trascendere la funzione vuol dire che la sessualità prende proprio un'altra direzione da quella di creare, perché è il nodo, ma l'avevo già spiegato, mi sembrava il nodo del quello che voi chiamate sesso, ma che è riproduzione, cioè che è l'atto di creazione, creatorio, crea un corpo o la stessa energia può essere impiegata, ma per energia io intendo intento impulso. Cioè, porca d'una puttana, non c'è nessuna energia qua. Cioè, ragazzi, qui non c'è il Synth 2000 in mezzo ai coglioni. Non c'è il motore del Great Wall per andare in montagna. È intento. Questa, la sapete riconoscere o no? Che c'è un impulso travolgente durante un atto sessuale. Siete in grado? Oh, dobbiamo fare ancora tutti. Oh, peccato brutto, ci nascondiamo la topogigia. No? Lo sappiamo riconoscere? È una roba tosta quella, eh? Ti voglio vedere a metterci sopra i piedi. Quella roba lì, che direzione prende? Quella del tuo intento. È una forza che ci permette di creare veramente altro, e quindi se l'intento è procreare, faccio dei figli. Li fai, perché li fai, è una fabbricazione in quel senso, non sono tuoi, ma tu li fai, perché sei utile alla natura che sta crescendo e vuole mantenersi. La stessa cosa, quindi lo stesso impulso, e questo è il concetto dell'alchimia medievale. Lo stesso impulso, se prende un intento diverso e quindi ispirato, proiettato a uno sviluppo ulteriore della coscienza, cazzo, ottieni degli altri risultati. Quella è la trascendenza della funzione sessuale. E quindi spiegami come cazzo, cioè, già parlare di masturbazione siamo usciti da questa cosa che è sessualità normale, ma siamo entrati nel soddisfacimento di un godimento personale, tu cur per il soddisfacimento di un godimento personale, per produrre in se stesso un po' di rilassamento, perché minchia, ce l'ho due coglioni così del mondo, e quindi trovo soddisfazione in quello, perché la natura ovviamente in quel senso no, massima tensione, rilassamento è normale, no? È come quando che cazzo ne so, sei mega attivato emotivamente e poi finalmente quando c'è il rilascio di peptidi, cominci a sentirti meglio. C'è anche proprio una questione proprio degli ormoni che circolano, c'è gente che si fa soltanto pensando in un certo modo, vabbè, lasciamo perdere, se no mi perdo.
Riesco a farmi capire, quindi, cioè, e questa è un'altra sfera. E voi pensate che la sfera sessuale dove cazzo me la volete mettere? Dove me la volete mettere nel mondo? Dove me la mettete qui? Abbiamo parlato di istruzione. La legge? La legge vuol dire quello, il modo con cui io ordino le cose. Capite? Qua, nell'istruzione. Nell'istruzione. Perché quando arriviamo ai 14, questo è sveglio sessualmente. Glielo devi insegnare lì che non deve cedere alla sua concupiscenza. Non che non deve cedere come un dogma di fede, come una regola. Devi riuscire a farlo ragionare per fargli comprendere quale incredibile potenziale c'è in quel... Ma capisci? Lo devi togliere dal mondo. Dove cazzo ha una prospettiva del genere là fuori? Questo ti guarda e dice, hip hop. Altro che il 2%, 0,5%. E tu dici, cazzo, ma come ho fatto a fare un figlio così deficiente? Non sei stato te. Ci hanno messo l'impegno, questi qua fuori. E tu, purtroppo, non hai potuto sorvegliare la costruzione del tempio nei campi eleusi e quindi adesso questo è quello che ti trovi. Non è un problema tuo, perché è un problema della sua esistenza e vedrà lui come riuscirà a svegliarsi o rimanere addormentato. Tu hai il tuo percorso di crescita e tu hai il tuo, papà e mamma cari. Cos'è questa dipendenza dai figli? È uguale, poi crescono e i figli dipendono dai genitori. Ah, dico, no, adesso devo andare a portare mia madre. No, quando è fantastico, ogni tanto le vedo dentro la metropolitana così. Ah, come sono un piccolo di mia madre che non capisce più niente. Ma dove cazzo vai? La smandrappata? Ma ripigliati, ma quella da parte... T'ha cresciuta te, riprenditi! Niente, niente. E così, è un capite l'importanza personale, l'arroganza? Cos'è la vanità? Uno vuole sapere cos'è la vanità. È tutta questa gestualità, è tutto questo mettersi in mostra, quella è vanità. Perché? Perché l'unica cosa... Perché non essere che qualcuno si accorga, capisci? Il pavone fa la ruota, non essere che si accorgano che è un pavone. Eh sì, capisci? Mentre l'aquila se ne sbatti i coglioni. Un battito di ali. Ed è sopra. E la cornacchia. Non ce la fa neanche a prenderla, perché è pesante. Non sale. Questo è quello che dovete imparare, cari miei aquilotti. Questa qui è la cosa. Quella capacità di disidentificarsi da tutto questo. Un battito d'ali. Un cerchio e sono più in alto. Inizio a vedere il mondo. Questa si chiama visione. Vuoi sapere l'occhio unico? Uno pensa che deve vedere l'aula intorno alle persone. Io sono contento se tu ci eri, perché mi piacerebbe anche a me, però io non ci vedo un cazzo. Intorno alle persone ti vedo i vestiti, vedi i capelli, se c'hanno i peli, li vedo. Tu non vedo l'aula. L'aura non c'è. Per me non c'è. Però so battere le ali. E guardare il mondo da un'altra parte e dire puttana. E adesso? Perché poi il problema è quello. Quando inizi a vedere, oh, ma guarda che qua è un casino. Ma tu ci. Cioè, da dove la. Ma non a posto il mondo, cazzi loro! Cioè, come mi aggiusto io con questi? Perché più andiamo avanti, e non vi ho più finito di raccontare delle strategie, più andiamo avanti, e più secondo voi che cosa aumenterà se non l'oppressione? E saranno le persone intorno a te, sarà tua madre che ti dice come non hai vaccinato la bambina e ti toglie la parola finché non lo fai. Lo capite? Cazzo, ma l'altro giorno abbiamo parlato, questi parlano di rivoluzione semantica e questi gli danno 2 anni e mezzo a una poveraccia che per 9 anni si è cuccata, proprio se la sarà spolpata. Quella gli è gonfiato il neo perché si nutriva di quello che gli ciucciava la dottoressa. Ce l'avete un'idea? Tutto perché si devono inculare Hammer, perché attenzione, perché questa qui non c'entra niente, la dottoressa. C'entra che si sono messi in testa che si devono inculare Hammer. E quindi l'Italia, guarda l'Italia che l'aiuta. Che aiuta Hammer. Cioè, aveva ragione a spancularli tutti. Il paese dove lui, tra l'altro, ha sviluppato tutto, perché è lì che ha capito le cose. Ricordatevi che il figlio è stato sparato da Vittorio Emanuele Sabaudo. Anche lui, Sabaudo.
Quindi Sabaudi, ragazzi, cioè io a Torino, se avrete anche l'Appendino che sarà brava, però ragazzi, il resto di Torino io farei. Poi tanto la Fiat non c'è più, tutti i proletari. Adesso ti voglio vedere, guarda lì i proletari che erano in fabbrica, dove cazzo sono finiti? Ma saranno da qualche parte, ragazzi, non è che sono sotto i ponti, cioè, anche perché uno che va a vivere a Torino l'ha sposata proprio Torino, perché non è che è bello, è vicino le Alpi e tutto, però voglio dire, perché ormai chi cazzo se ne va più da là, però capite che cioè, ci vuole proprio una bella voglia, no? Ecco, in quel senso lì, che non lo sanno che tutto questo, quindi ritorniamo a Industry 4.0 che arriva qui e sta ribaltando completamente l'organizzazione sociale, perché comunque qui poi è questione anche di pile e di denaro. Prima fase, immigrati, inietto all'interno del sistema l'immigrato, così il poveraccio non vede cosa sto facendo e se la prende con l'immigrato. E lo tengo inchiodato in questa cosa per il tempo che mi serve a me per vedere di capire come dovremo fare per creare ancora una volta un'organizzazione così dove, io sono qua, io voglio continuare a avere i miei privilegi, ma che sei matto? Capisci che devi essere competitivo qua dentro. Raccontano cazzate, l'altro giorno c'era la radio, questo qui che viene presentato dal conduttore radiofonico, dice ecco, no, ormai adesso c'è questa rottura di coglioni dei cervelli italiani che vanno all'estero, no? Delle specie di geni, quella che faceva il concorso di bidella, a prendere il concorso di bidella non l'hanno presa, è andata in America e adesso c'è una cattedra alla Oxford lì, dove cazzo è la Berkeley University Academy, Sì, quello, non importa il nome, tanto chi se ne frega. Tra l'altro montata ad hoc la notizia, perché la tizia era già ricercatrice di un istituto italiano, si libera il posto e i ricercatori in questo paese si sa che non guadagnano un cazzo, non gliene danno soldi. Allora si libera il posto di bidella, dice fatemi fare la bidella, così guadagno i soldi da bidella, però intanto continuo ad andare avanti a fare la ricercatrice. Capisci che è diverso. Che una che partecipa. Poi è una porcheria lo stesso che un ricercatore debba per forza, per farsi dare un cazzo di stipendio, partecipare al concorso di bidello. Però capite che è diverso che costruire la notizia dove questa è una specie di genio e tutto quello che le rimane da fare è soltanto partecipare a un concorso di bidello. E un altro conto è che io sono in quell'istituto, faccio ricerca, si libera il posto da bidella, ho bisogno di grant perché 10 anni che faccio il ricercatore, qua nessuno mi dà una lira, mio marito non mi sopporta più perché sempre a chiedere soldi per queste sigarette, basta, smetti di fumare, e allora che fa? Va a partecipare al concorso di bidella. Capite che è un modo completamente diverso di riportare la notizia. Perché si deve spingere in questa direzione? Allora il conduttore ti presenta questo tizio, un giovane di 23 anni, che ha preso un biglietto di sola andata, è andato in America e ha partecipato, niente po' di meno che, alla campagna elettorale di Hillary Clinton. Cazzo tosto, bello, neolaureato. Sì, è tutto, perfetto. Quando inizia a raccontare questo, che cazzo faceva? Bussava le porte. Scusa amico, ma dove cazzo... Cioè tu ti immagini, con un po' di presentazione così, come minimo Hillary Clinton sa chi cazzo è questo. No, cioè non l'ha mai incontrata di persona, non si sono mai viste, non gliene fotte un cazzo di averlo nel suo staff per le prossime elezioni. Adesso però si vendeva, mentre era al programma, che lui sta per partecipare alla campagna elettorale di Cuomo, no? Che adesso a New York c'è una nuova perché è scaduto il mandato del sindaco di New York, ci sono nuove elezioni e lui è nello staff. A fa che? A bussare le porte. Al peggio gli hanno dato uno scatto in avanti a prendere degli stagisti e insegnargli come andare a bussare le porte. E sai che fanno? Ma sono tremendi. Questi veramente vanno di casa per casa a bussare le porte, si siedono in casa e cercano di convincere persone mature a votare quel candidato.
ma tu non te devi permettere. Cioè, io faccio entrare i testimoni di Geova, ma questi li tengo fuori casa. Ma io del Dio ci discuto fino all'alba. Ma con uno che mi vuole vendere un prodotto politico? Ma siamo matti. È così, ma guardate che la famosa truppe cammellate di Renzi che è sparito. Ve lo ricordate? Che era venuto fuori, dovevano venire a spiegarci a casa ognuno di noi la riforma. Ve le siete dimenticate? Vedete che avete la memoria corta. Voi dite, ma chi se ne frega della politica? Non hai capito un cazzo. È esercizio della memoria. Oltre che avere memoria storica, aiuta a capire cosa succede. Guardate che non è neanche un anno fa. Stiamo parlando di luglio, giugno, luglio, agosto dell'anno scorso, 2016, che prometteva che da settembre in avanti stava raccogliendo le truppe, che sarebbero andate di porta in porta a suonare per raccontarti e presentarti la bontà della nuova riforma Renzi. Per fortuna che non so più chi è. Scateniamo Edoardo Mari di forbici addosso. Hanno mandato le lettere. Alla fine hanno optato per le lettere. Perché? Perché l'italiano è mica fesso come l'americano che si fa imbambolare con quelle quattro cazzate. Perché sapete, mica li parlo, Sono alloggiati in tutto e per tutto da altri. Clinton era democratica, è democratica, e quindi tutti i democratici sul territorio americano sono disponibili ad alloggiare. Quindi questa gente si gira l'America a scrocco perché non hanno un'automobile, e così diceva, non ho l'automobile, ha fatto un biglietto di sola andata, vabbè cazzo lo faccio, ma non la vendere così, domani lo faccio anch'io la campagna, chi cazzo è il prossimo che va in America che è candidato? Anzi, gli faccio concorrenza allo svitato della radio, vado dal, chi è il competitor di Cuomo lì? Vabbè, sapete un cazzo ragazzi, però minchia, dovete studiare un po' a casa, sembrate me quando arriva la lezione di chitarra, che quello mi parla, ma non hai studiato neanche questa settimana, C'è avuto tempo, c'ho delle cose da fare, ma chi non ha tempo, poi dopo mi fa, perché lui mi fa anche le cose di filosofia, no? È un po' tau, un tizio, e allora mi fa anche le robe di filosofia, e io, cioè, che cazzo faccio, apro la lavagna, no, va bene, ascolto, infatti pensavo di invitarlo a un guru, la quarta puntata, chissà se, oggi gliel'ho buttata, però, starei a vedere, quindi capite, istruzione, sesso, istruzione, processi educativi, istruzione, come cazzo fai a mandare, ti capisco io, ma chi lo manda, ma non all'elementare, all'asilo, all'asilo, vuoi sapere che cazzo gli succede a questo? L'insudiciamento, il sentirsi separato, tutti quei conflitti lì che uno straconosce, quando sai questo, cazzo, è logico che vai ancora più in crisi perché tu dici, ma adesso io come mi rapporto col mondo? Come faccio? Come mi incastro? Con tutto che questi stanno, l'escalation è alta, ragazzi, qua ogni 2x3 si alza l'asticella, la gente è bollita, non fa più niente, non c'è reazione, non c'è più reazione. Sai cosa ti succederà qui a un certo punto? Che l'extracomunitario che si inizierà a integrare, che lui invece ancora ce l'ha, perché minchia arriva in dei paesi dove stanno, che gli fanno un culo così, cazzo, inizierà a protestare. Allora che succederà? Ali, acià, due. Ali, acià, avete capito? Due, che fa un attentato che non ammazzerà il Papa, però terrorizzerà il mondo. Allora tutto il mondo cattolico si coalizzerà contro il mondo musulmano e avremo due mondi che si spaccano uno contro l'altro, intanto loro vanno avanti, gusto salvadanaio, sempre a fare girare sempre le stesse le tre carte, è il giochetto delle tre carte, e riparte di nuovo il gioco delle tre carte, e rimischio il mazzo un'altra volta, c'avevo quattro mazzetti belli ordinati, li rimischiamo un'altra volta, perché? Perché l'ordinario è chiamato inevitabilmente a subire gli effetti dei cicli. Lo straordinario, che non è che è migliore di questo, è straordinario, cioè inizia a guardare dove sono le trappole, inizia a vedere come fare a sottrarsi da quelle trappole, usa l'intelletto, il ragionamento per costruire cose. Cioè, progetto Zion è una conseguenza di un individuo che inizia a cambiare. Inizia a ragionare in un modo diverso e sta cercando di vedere come costruire un'alternativa. È
E siccome l'alternativa non c'è un cazzo da fare, non la fai da solo. Per quello che hanno lavorato così bene a separarci ognuno nel suo bell'orlo. Ma che cazzo, ma tu me la chiami casa, porca puttana, è una cella, come fai a chiamarla casa? Eppure per te è casa. Passi le giornate dentro casa, se non vai fuori a lavorare, non esci di casa. Ce l'hai un'idea? È brutto? No, perché non è quello che si sta facendo. Non sono questioni di valutazione di merito, è questione di gradi di libertà. È diverso. Per quello che in un certo verso siete un po' inaffidabili. Eh sì, mi posso fidare fino a un punto, perché so che prima o poi trovate il point break, il punto di rottura. E quindi mi mollate sulla distanza. Voi pensate che non ne ho già viste gruppi così di persone? Oh, qua si rinnova, a ciclo si rinnova. Ogni tanto compare qualcuno che non vedevamo da un po'. Buonasera. Alla buona ora. Siete stati a teatro? riunione condominiale. Capite dov'è il gioco? Perché è una questione mentale. Tu inizi, cioè tu funzioni piano piano in un altro modo. Proprio perché hai preso un assunto dopo l'altro e guarda, siamo rimasti ancora all'istruzione e non ho detto ancora niente sul funzionamento. L'istruzione, la biologia, cazzo, ma deve essere la base dell'istruzione di un bambino, prima ancora di insegnargli qualsiasi altra cosa, prima ancora di farvi conto, di fare l'algebra, e che cazzo si fa ancora, geometria, prima ancora, quello, perché come tu funzioni, non c'ho più la paura, ti toglie la paura, ti toglie la paura, capite? E allora questa poveraccia adesso gli hanno dovuto appioppare 2 anni e mezzo, speriamo che possa ricorrere in appello, e poi finito il clamore mediatico fatto ad hoc per fottere Hammer, in qualche modo, in tutti i modi, perché probabilmente, ragazzi, comunque, che le persone si stanno organizzando un po' di più, che la gente li inizia a guardare con più, come dire, sospetto e dire, aspetta un attimo, ma com'è che qua le notizie sono tutte a senso unico? Fammi andare a vedere bene. Cazzo è sto Hammer? Sembra una specie di impestato. Che cazzo è Giordano Bruno del Medioevo? Medioevo Giordano Bruno, boh, si sa. Anche perché Medioevo, non sapevano che era Medioevo. Siamo noi che li chiamiamo Medioevo questi. Quelli del Medioevo, secondo voi, che se voi lo immaginate, immaginatevi la scena. Io sono nel Medioevo, a un certo punto mi metto così e inizio a fare. Stamar Medioevo. Non lo fai. Dove stai tu? Dal punto di vista dello sviluppo umano, nell'apice. Come noi, oggi siamo nell'apice, guardiamo indietro e dici, stiamo al Medioevo. Ma qua stiamo al Medioevo. Con la medicina stiamo al Medioevo. Ve l'ho già detto, è lo stregone col camice bianco. Sapete perché usa il camice bianco? Perché il dottore c'ha il camice bianco? Per sembrare guido. Questa è una delle spiegazioni. Certo, il bianco, la luce, il candore, tutto quanto. Ci sono almeno 2 o 3 versioni della stessa, e probabilmente tutte e tre abbastanza vere. La prima è che a un certo punto sempre sto cazzo di 1800 è stato un momento, altro che il risorgimento di sto paro di coglioni. C'erano questi che ovviamente il più delle volte operavano sui cadaveri e quindi per rispetto del morto vestivano di nero. A un certo punto, per voler contraddistinguersi da questa cosa, iniziano a indossare il camice bianco, e questa è una versione, ok, delle cose. Altra versione: l'abito si sporca di sangue, va in lavatrice, voglio capire dove cazzo era sta lavatrice nel 1800, comunque va in lavatrice con la candeggina, è meglio già che il bianco è finito, il bianco era anche un tessuto che costava poco e quindi si veste di bianco. Altra versione. Terza versione: per distinguersi dalle scuole omeopatiche.
naturopatiche, per distinguersi dalle scuole omeopatiche. Cosa? Scusi, cosa ha detto? Scusi, professore, professore dell'università, cosa ha detto professore? Per distinguersi dalle scuole omeopatiche. Quindi c'è stato un momento in cui l'omeopatia era considerata una medicina. Adesso ritorniamo ancora a rompere i coglioni sull'omeopatia e siamo ancora qua e sono tutti giusti. E quello lì alla radio, ma è acqua fresca, ma basta con questa omeopatia. E quello che gli risponde gli dice, ma scusi, ma sulla base di che cosa? L'articolo uscito su. Ma come l'articolo uscito su? Ma se gli articoli sono costruiti ad hoc, oppure è sempre lo stesso, con la stessa arroganza, stesso programma radiofonico il giorno dopo, riferito alla questione, sapete che c'è? La questione del gasdotto, che deve arrivare da lì con i copechi, da quell'altra parte, no? Così non paghiamo più il gas ai russi, e quindi sono dei cattivoni questi qui, che non vogliono farsi passare i tubi sotto al culo, perché... E quindi non vogliono che noi abbiamo la bolletta meno cara. Ma tu non sei un figlio di puttana, di una puttana, di una gigantesca, di una bagascia, che è solo bagascia per non essere mai stata bagascia. Si capisce quello che ho detto? Cioè tu per il tuo profitto di merda mi inventi una cagata così, che ci sono delle persone che gli andrai a deturpare tutta la spiaggia, perché stiamo parlando di un paese con la bandiera azzurra e tutto, che poi non frega un cazzo a nessuno di avere il gas a basso costo che viene da quella linea lì di dove cazzo arriva la Moldavia, non mi ricordo neanche da dove cazzo deve arrivare, dall'Albania, sta linea di petrolio, perché in realtà fondamentalmente è l'ennesima porcata per inculare soldi all'Europa, che sta mettendo un fottio di soldi in questa impresa. Non la finiranno neanche, avranno deturpato un paese, perché poi il punto non è spostare quattro lini. Capite come funziona? E non gliene frega un cazzo a nessuno, e la legge si chiama Sblocca Italia. E a me non me ne frega un cazzo. Allora ascolta, siamo già in guerra. Io sono una comunità locale, tu vieni qui e mi imponi le tue cose. Tu non sei più lo Stato, io sono in guerra con te. Cazzo sta facendo la gente? E ancora sono lì a preoccuparsi. Ma prendi, dovrebbero prendere e incarcerare la polizia che gli fa i cordoni. Non c'è più, perché? Perché per metà, per i coglioni, ti tengono ancora dentro Matrix, e quindi tu non sei disposto a lasciare quello che hai, e quindi protesti e basta, aspettando che prima o poi fanno la carica definitiva e alla fine li rimuoveranno via tutti. Non c'è più nessuno che vive sul pianeta Terra, ci sono scaramucce all'interno di un sistema socio-economico culturale morente. Questa è la realtà. Perché un abitante del pianeta Terra, ma che cazzo vuoi? Ma stai scherzando? È Avatar. Minchia, tu sei, guardi Avatar e fai così tutto il film, alla fine quando riprendono l'esercito a calci nel culo e li rispediscono sulle astronavi, sei lì con i lacrimoni, anch'io voglio diventare un Avatar. Ma dove cazzo vai? E poi te lo stanno facendo tutti i giorni, continuamente, e passa sotto la più totale indifferenza. Perché? Perché devo lavorare, devo andare a lavorare, c'ho una famiglia da mantenere, c'ho un mutuo da pagare. Ma come? C'è l'urgenza, ti stanno portando via la vita. Eh no, però io così, attaccato a Matrix, sono, capisci? Sopravvivo. Qua no, Rocco, sei impazzito, quali domande? Visto come è finita la rivoluzione di Zion? Ah, ma mica l'ho fatta finire io, eh. L'avete fatta finire voi la rivoluzione di Zion, perché era troppo estrema. E allora l'abbiamo aggiustata all'Accademia della Pietra. Ma sempre la rivoluzione, cioè state attenti, a voi ve lo devo dire, cioè state attenti come vi mettete, eh. Non pensate che fate quattro corsettini del cazzo. Sì, è così, crowdfunding, ho capito, ci sono i peers, cioè i regali, e quindi tu doni questo, io in cambio ti do il corso e giri intorno alla ruota. Però stai attento, perché c'è il cetriolo. Mentre tu cammini intorno alle pietre c'è un cetriolo.
E l'ho fatto io quello, poi c'è scritto così, cetriolo di Rocco. Quindi stai molto attento a prendere la pillola rossa. No, non ci ho rinunciato, è che ovviamente sono io pianifico sul lungo termine. Non sono un manager, sono un essere umano, sono un abitante di questo pianeta che ha iniziato a capire che cazzo stanno facendo. E la cosa terribile e orrenda di tutto questo è che non c'è neanche una cazzo di regia di merda. Che l'unica regia è questa testa ormai fatta a punta che non fa altro che nutrire questi tre bisogni, cibo, riproduzione, territorio, ormai a un livello talmente estremo che si è perso, non si capisce neanche che è un conflitto quello, quando c'è il conflitto di territorio, credi che tu sei la rivista. Non sei a rivista, sei nel territorio, sei un animale, competi sul territorio, perché non sei stato capace di astrarre la tua mente al di qua. E il problema è che tu hai anche la presunzione di essere migliore di me, di aver capito tutto, di essere nel giusto, e mi vuoi imporre le tue formulette di merda qua. E cazzo, il problema è che ci riescono anche, che te lo potranno fare, perché ve l'ho già detto, ci sono gradi di oppressione, e allora finché sei buono e mansueto e tranquillo, c'è un'oppressione di un certo tipo. Ma man mano che cominci a mostrare bene i denti, e allora vedi che l'oppressione aumenta, fino a farti sparire. Hammer non possono farlo sparire, perché a quel punto confermerebbero tutto, capisci? Questi stanno dentro la cristalleria, quello si muove, ogni tanto quando riesce va e si sposta, e questi puttana ci è scappato. Però non possono correre perché lo sanno che se rompono i cristalli è finita, hanno finito tutti, e quindi lo tengono sotto controllo. Oppressione. Oh, si è fatto 2 anni, 3 anni di carcere, ma non se li è fatti manco corona. Non quello o l'altro. Neanche Paolo Berlusconi se li è fatti, ragazzi. Cioè, trattato come il peggior delinquente in un carcere di massima sicurezza. So se voi vi ricordate, 2004, quando era dentro, che facevano vedere le foto, le lettere che scriveva dal carcere. Ha voglia che poi dopo lo puoi bollare tu con un antisemita, con quel cazzo che ti pare a te, perché a un certo punto ha scritto le cose che ha scritto sui rabbini e via dicendo. Ma sta di fatto che, minchia che culo, chissà che non le hanno anche scritte altre quelle cose. Manipolate, ritrattate, a questo che scrive in tedesco, il cazzo ci capisce qualche cosa. Vabbè, io mi devo fidare di Ivo, lo legge e dice, se poi Ivo capisce fischi per fiaschi. Quello scrive lo sviluppo dell'umanità e lui legge lo sterminio. È un casino. Adesso l'unito avrà le sue, ma dov'è il punto? È qua, è l'oppressione, gente. E non potete pensare che non vi tocchi, perché vi tocca. E quando schizzate come le molle è perché vi ha toccato, perché avete accumulato una misura, e alla prima volta che uno qualsiasi, avete presente Matrix, no? Quando c'è quello lì che sta parlando al telefono, c'è uno con i tacchi alti, e esce, cioè te sparano tutti, eh. Cioè quando inizi a fare l'eletto, voi pensate che sono io l'eletto, ma voi siete ubriachi, ma vi siete messi in testa che cosa? Che io vi faccio a voi da traghettatore di che cosa? Ma vi state creando un'altra illusione su una persona. Dovete svegliarvi e punto. E io quello che posso fare è questo, quello che so fare, quindi mi riesce buono, poi mi ricarico, e sono arrivato che ero spaccato a terra, attaccato di nuovo alla 380, là in cielo così, a buttare giù i fulmini attuali, che dici, porca, che fulmini attuali veramente? Com'è che diceva quello lì? Mangio fulmini e caco tuoni. Rocky primo, quando l'allenatore gli dice tu devi essere una macchina da guerra, devi mangiare fulmini e cacare tuoni. E mi è rimasta, ragazzi. 1983-84, era bella, mi piaceva, l'immagine era bella. Mangiare fulmini e cacare tuoni, cioè capisci che c'è il suo senso, che è quello che succede là fuori. Roba tosta. Arriva con un certo ritardo, perché il suono è più leggero.
è più lento della luce, capisci? Ma che vi devo dire? Ma voi veramente, ragazzi, cioè, è una guerra. È una guerra psicologica, tutto andrà tutto stra sopra sotto controllo. Gli insetti fanno gli insetti, che cazzo ne so, si inventano i drone. Oggi mi raccontavano di sta cosa, dovrò verificare se è vero. Il drone che ti va a guardare, un drone per pianta, che ti vede la crescita precisa, c'è il drone. Capisci? Ma come cazzo facciamo? E tu pensi veramente che con tutta questa roba in mano a qua, con quelle teste lì, con in testa soltanto fare profitto, avere transazioni senza nessuno sviluppo culturale, non dico sociologico, antropologico, della rivoluzione della coscienza, ma minimo, terra a terra, culturale. Dov'è il terreno culturale dove cade questa roba qua? Cazzo, la cooperativa qua con i bianchini e i rossi e il coso del pensionato che dà i soldi al figlio perché è disoccupato, ma quanto cazzo glielo fa, quanto starà in piedi sto welfare, come lo chiamano loro? E dopo? È per forza che devi fare gli attentati in giro, così per le persone chiederanno maggior sicurezza. Più aumenta la paura, più ho bisogno di sicurezza. Tra l'altro, ragazzi, quando c'è paura si vendono più farmaci. È riscontrato. Tutto per fare sempre solo una cosa, un grande indotto economico. Cazzo, saranno sti numeri poi alla fine. Che due coglioni. Che roba pazzesca. È il problema che noi, mo, per venircene fuori da questa matassa, devi andargliela pure, glieli devi pure portare via. Capite? E ti devi stare attento, perché questi qua, che, e così poi finiamo, ce ne andiamo a casa, che era l'estremismo di mio padre, andiamo bene, questo finirà a grattare dentro i cestini, è questo, e qua è la volpe che non può, che non riesce ad arrivare all'uva e dice che l'uva è acerba, che dice che quell'uva lì, poi tutto sommato, che cazzo di uva è, e capisci, questi lavorano a scoraggiarti, con livelli differenti di scoraggiamento, e siccome tu qui stai veramente a mille con un intento forte, l'unica cosa che possono fare per piegarti è piegare il tuo intento, e questa cosa può essere fatta solo con gradi diversi di oppressione, dall'oppressione fisica, capite, i tiranni, quello che invade il tuo spazio psicologico, il matto. Voi non avete capito, è un guru. È il matto che arriva, non ho ancora iniziato a presentare, mi salta addosso e mi tocca continuamente. Secondo voi che cos'è se non un tiranno? Hanno messo in scena queste facce da culo, hanno messo in scena il sapere. È un tiranno quello, non mi vuole vendere le caciotte. È quello che se ne sbatte i coglioni, ti tocca, ti spinge. Ed è il più facile, è il primo che incontri. E poi vedremo chissà che cazzo si inventano, perché vi ricordo che settimana prossima, ragazzi, c'è la seconda puntata. Poi ho detto, Marco è venuto a farsi un giro, e io un guru, è un'altra cosa, ve l'ho già detto, perché il guru è il programma, non sono le persone. Il guru è l'insegnamento, guru, luce, ombra. Perché devi vederle tutte, le luci, le ombre, poi guardalo come ti pare, la luce che serve per fare ombra dove, cioè per fare luce dove c'è l'ombra, pensate il cazzo che vi pare, on guru, accendi quella cosa, il guru che è in te, troppo bello. Questo dovrò tagliarlo perché sennò i prossimi due concorrenti non vengono. Però io lo lascio lo stesso perché confido che loro arrivano lo stesso perché c'hanno troppo voglia di arrivare qua. E se no noi lo facciamo senza concorrenti, cazzo ce ne frega. Anzi, ne peschiamo uno a caso, Gianni Michel. La prossima volta non c'è più nessuno, hanno paura di essere interrogati, capito? Come a scuola, diventa l'interrogazione con la lavagna. Oh, ti piace questa? Se non c'è il candidato, mettiamo la lavagna e poi col registro interrogato. Quello lì è, capisci? È quello, ovviamente, quello più
pesto è proprio quello che poi abbiamo definito, no? Ma dovete capire, proprio lì c'è una sinistra coscienza, ma guidata da che cosa? È mica di chissà quale sviluppo, perché se capisse solo lontanamente una persona che maneggia di magia, capisse solo lontanamente il potere immenso di crescere, capisci? Il lato, cos'è che gli dice quello? No, più facile. Quando parla Yoda, quando parla del lato scudo della forza, ragazzi, sono tutte filmografia qua. Non gli dice quello? Più seducente, più facile. Quello è, questo è più seducente perché ti dà potere, più facile. Non c'è la preoccupazione di dover crescere, devi solo accrescere il tuo potere, devi saper maneggiare bene. E allora a quel punto gestisci e ti posizioni, ma questo qui è solo per il puro esercizio del potere. E in quel senso è incastrato nel terzo nemico dell'uomo, che non so se conoscete questa cosa, già ve ne parlavo l'altra settimana. Cercatelo perché non è neanche niente male, no? A lezione dallo stregone, dove Castaneda racconta bene questi insegnamenti di Don Juan, molto interessanti. Ecco, gli spiega quello. Prima la paura, ma la paura. Cioè, se avete paura, cazzo, venite a fare. Poi avrai, che gli dice? Bellissimo. Quando lo porta lì, fa che si mette tutta la cosa, no, io ho paura. L'avrai. Perché devi avercela. Cazzo, ce l'abbiamo tutti la paura e quindi abbiamo bisogno di fare un'esperienza per vederla. Capite? Vi siete un'altra volta persi il quadro. Il quadro non è cambiare, il quadro è vedere. Perché quando vedo spontaneamente quel che io sono, cambia. Perché capisco, è facile. Quando vedo, io capisco. C'è differenza tra il guardare, osservare e vedere. Capite perché Gurdjieff, il lavoro inizia con l'autosservazione, ma non finisce nell'autosservazione. A furia di autosservarti, cazzo, c'è un momento in cui vedi. Dici, è già cambiato tutto. Quando hai visto, è cambiato tutto. È vero quello che dice il tizio, ego visto, ego morto. Quando hai visto, cambia tutto, perché a quel punto ti è chiaro, sei in realtà all'origine del problema, le famose cause. Vuoi sapere cos'è il karma? Causa-effetto. Vabbè, ma se tu osservi sempre solo l'effetto, secondo voi il peccato dove lo collochiamo in un ragionamento come questo? Esatto, è l'effetto, è l'azione del peccare. Ma perché la persona fa quell'azione? Perché non vede la causa che glielo fa fare. Capisci? Qui parliamo di vedere, non di giudicare, non di fare valutazioni, non di stabilire, non di imporre regole, e questo non vuol dire che allora io cago e piscio in testa agli altri, perché stai facendo una valutazione di merito. Anzi, può essere che sono anche più rispettoso, proprio perché riesco a vederti, ti vedo, vedo il tuo animo, vedo i tuoi turbamenti, vedo le tue passioni, vedo i tuoi limiti e dove posso cerco anche di aiutarti. Questo è vedere. Io ne faccio anche a meno di vedere Laura, perché così diventa tutto più chiaro. Poi magari un giorno la vedo anche, lo sa, non importa. Certo che se continuo a spaccarmi gli occhi sul computer sarà un po' dura, però per adesso tocca così. Con tutti questi ingegneroni di informatica che ci abbiamo qua, se riesce niente, se no. Il bufalo, da fare il database risolutore, cioè, fai un algoritmo, chiamalo Rocco Bruno, che risponde alle mail, alle telefonate. Conferenze continuano a venire a fare, però fammi un cazzo d'algoritmo che fa tutto quello che... Tu interrogami, io ti spiego che cosa faccio, come cazzo faccio a fottermi i pomeriggi davanti al computer. Te lo spiego, facciamo una bella analisi del processo, costruiamo un algoritmo e a quel punto io... Capisci? Mi sdoppio in quattro. Hai mai visto il film? Quello con coso di... Come si chiama? Keaton. Michael Keaton. Troppo forte, no? Che siccome è operato di cose, si fa due... C'è questo professorone della clinica che lo fa clonare e così manda il clone a lavorare. Il problema è che poi quando è a casa
Cioè il problema è che la moglie si aspetta che lui gestisca i figli e quindi si fa clonare per gestire i figli, così lui continua ad andare a giocare a golf. E che i due cloni a un certo punto dicono: che cazzo è qua? E allora si fanno fare un clone a costo agevolato, però partendo dal DNA dei clonati, e quindi viene un clone un po' al 2% dei figli. Voglio la pizza, voglio la pizza, continua a fare tutto il tempo, voglio la pizza, mi ha toccato il pipino. Perché a un certo punto c'è una notte dove lui va via per lavoro, questa, anzi no, va via per divertirsi, e rimangono i tre cloni in giro per casa, c'è la bufera, c'è la tempesta, sta moglie assatanata, zompa addosso a un clone dopo l'altro, e via lo sa poveretta che quelli sono dei cloni, crede che sia il marito. E quindi a un certo punto il giorno dopo, dopo questa notte funesta, arriva dentro il garage e c'è il clone poveretto, quello al 2%, che è lì così, è lei che inizia. Però dopo questa notte, però io non lo capisco, dove sono i tuoi sentimenti? Deve essere la solita paranoia, no? Che noi ci abbiamo, perché viviamo in un mondo fatto in quella maniera lì, con i scatolati, quindi, e ricomincia. Però è carino perché lei gli vomita addosso tutte le sue cose, e inizi le cose, non le finisci mai, tutto quanto, e lui c'è il caschetto così, e c'ha paura perché è intimidito, lei gli sta parlando, a un certo punto fa: io vorrei capire, tu, che cosa vuoi veramente? La pizza. La pizza. E allora lei prende, se ne va, lo molla, perché rimane, devo andare distrutta da questa cosa. Però ragazzi, io voglio la pizza. Voglio la pizza anch'io, perché in questo mondo conciato così, voglio la pizza, voglio la pizza, voglio la pizza. Lasciatemi andare. Capite? Quello è. Va bene. Mi sembra di avervi raccontato un po' tutto, se no ce lo racconteremo ancora le prossime volte. Ah beh, Pasqua, ormai ce la siamo giocata, ragazzi, Pasqua, l'agnello sacrificale, stiamo ancora là, l'agnello che toglie i peccati del mondo, capite? E non si capisce un cazzo. L'agnello è simbolo di purezza, è la coscienza, toglie il peccato perché io capisco la causa e quindi non c'è più l'azione. Ho detto in un altro modo, un po' più poetico, ormai obsoleto, vedere. Equivale a vedere. No, che facciamo noi i fenomeni del mondo civilizzato, evoluto e sempre dalla parte del giusto? Strage di agnelli a Pasqua a quintalate, capite? Ste povere bestioline che vengono ammazzate per andare sul giro arrosti, perché così c'è l'agnello sacrificale, l'agnello che toglie i peccati del mondo. Guarda. Buon avviso. Poi dopo per forza non si butta a destra, come diceva Totò. Ma chi è a destra? Qua ragazzi, a destra, a sinistra, a centro, qua bisogna buttarsi fuori bordo. E il problema è che anche quando sei fuori bordo li devi anche tenere d'occhio, perché secondo voi, scusate, poi veramente vi lascio andare a casa. In America, prima degli americani, non erano tranquilli e sereni fuori bordo? Sono arrivati anche là, E sempre a colonizzare, e sempre a opprimere, mai a dare, mai a costruire. Sono palle, noi portatori di coscienza, cioè cos'è che li chiamano? Il portatore di pace, cazzo, un mitragliere sull'elicottero, è un portatore di pace, un fattore di pace. Dove cazzo è la pace con la mitraglietta? Hanno fatto gli attentati in Siria ancora adesso, il Papa indignato. Guardi, se lei chiude la chiesa da domani, questi, cioè, succede un cataclisma nel mondo, la gente si sveglia. Però, capite, sì, perché questi, voi non avete capito, questi ci porteranno in una guerra di religione, sono pazzi. Li ha chiamati le stragi inaccettabili. Hai capito. Bisogna stare attenti, guardate che quello, voi avete maltrattato il povero Ratzinger, l'unico che aveva fatto qualcosa contro la pedofilia nella Chiesa. Dopo Bergoglio qua è ritornato tutto che, ma sì, non importa. State attenti che avete mal giudicato Ratzinger soltanto perché è tedesco. Allora, cioè, ditelo che siete razzisti. E poi era brutto. Ma ragazzi, è l'occhiaia, è Youporno lì, come cazzo si chiama, capito? L'occhiaia, non c'entrava niente, capito?
relegato lì, dove cazzo sta quella? Castel Gandolfo, zitto, buono, non aprire bocca e ti diamo un colpo in testa, spostati che c'è Bergoglio. Leggetevi le inchieste fatte sui desaparecidos, sui giornalisti seri in Argentina che hanno raccontato quando quello era vicario arcivescovo di Buenos Aires, che, come copriva i rapimenti delle persone in casa. Sì, sì, Papa Bergoglio. Andatevi a leggere le inchieste, se ancora qualcosa c'è in giro. Papa Francesco, il Papa buono. Verranno lupi vestiti da agnelli, aveva detto. Interessante. Cui prodest, è facilissimo. Chi è che se ne avvantaggia di tutto questo fare qua? È miserabile, rimane miserabile, solo che è miserabile contento. Cioè, ma scusate, la forza della Chiesa è sempre stata quella. L'avete visto il film Silence di Scorsese? Con i due missionari, ha fatto una specie di mission, no? Prima l'ha fatto sul Brasile, no? Con i missionari brasiliani, e tra l'altro mi sembra c'è pure ancora Geremiah, no? No, non mi ricordo più. No, in Silence, non mi ricordo più, non mi importa. Leslie Nielsen lì, no, non è Leslie Nielsen. Mia Nielsen c'è ancora, c'erano tutte e due, perfetto. Lì era un po', qui si è un po' pentito in Silence, no? Ho voluto far passare un altro messaggio. Però intanto la roba si vedeva. Cioè, questi che arrivano in Giappone se ne sbattono altamente i coglioni di qual è la cultura. Noi siamo nel giusto, noi portiamo la verità. Questo era il modo di porsi del missionario cattolico portoghese. Perché poi spagnoli e portoghesi sono quelli che sono andati un po' ovunque. E anche loro sono stati utilizzati a teste di cuoio, sono spariti, visto? Sono stati utilizzati. E su chi attecchivano? Miserabili. Gli promettevano il paradiso e quindi adesso c'è una scena bellissima che battezza la bambina e dice quindi adesso andiamo tutti in paradiso. E quello c'ha il rimorso di coscienza. Non è proprio così. Sì, ma chi è che gli ha raccontato questo? Che se si battezza poi va in paradiso. E che cos'è il paradiso? Se non un'evasione, una fuga con la mente, con le aspettative, con tutto il resto dal mondo miserabile nel quale sono messi, perché comunque ovviamente il Giappone feudale non è che fosse proprio una roba all'acqua di rosa, cioè credo, cioè erano sotto, punto, oppressione. Sono facili queste cose. Quindi è importante vederla l'oppressione, ma non per ribellarsi fuori, poi dopo vedrai in che misura, perché dipenderà in quanta misura c'è l'invasione, però quello è per riuscire a maturare dentro quel colpo d'ali che ti sa far alzare, disidentificato, poi vedrai te cosa fare. Io non ti sto dicendo cosa fare, io sto cercando di insegnarti come posizionarti in un punto dove sei capace di fare scelte diverse da una condizione ordinaria di vita dove le tue scelte non possono che inevitabilmente essere condizionate dai tre bisogni primari di cui comunque sei soggiogato perché c'hai paura di perderla quella cosa. Perché poi come mangio? Cazzo, sei mio padre che va dal musicista a grattare i cestini della pattumiera. Ma come? Ma le sfumature in mezzo all'improvviso sono sparite. Poi chiaro, io lo sapevo, capivo che la sua era solo una preoccupazione, perché poi da una parte faceva quello, dall'altra e mi spingeva ad andare, mi testava, normale, un genitore deve fare quello, deve misurare quanto è vera quella passione e quanto è un capriccio passeggero, e quindi ti misuro, però quando sei lì non è che la capisci. E normalmente il mondo comunque funziona in un altro modo, cioè funziona dove è proprio o è nero o è bianco, ma anche lì non c'è il grigio, perché il grigio è ancora tra il nero e il bianco, c'è un'altra cosa, quello che voglio farvi capire è che c'è un'altra cosa, l'aquila, non so se avete mai visto, qua ce n'è ormai di poiane, si vedono in giro, quando le capite subito quando c'è una poiana, perché ci sono tutte le cornacchie sopra, e lei cerca di evitarle un po'. Poi a un certo punto si rompe i coglioni, fa un giro, un battito d'ali, fa un giro e sale. E le cornacchie, le vedi che proprio fanno così e cadono indietro perché non hanno la forza
sono troppo pesanti rispetto all'aquila per poter salire. E quello, vedi come ci toccherà, perché più vanno avanti con la mano ferma, e più secondo voi che noi veramente pensate di mettermi contro i carri armati? C'è l'asfalto, ma gli frega un cazzo. Tra l'altro, poi se si guace in Yammer, che cazzo vuoi? Cioè, sei il primo, va in galera. Adesso ormai c'è questa cosa, la dottoressa seguace di Yammer. Cioè, capisci? Quando una cosa è fuori dal canone, te la vogliono sempre far passare come una seta. Questo gioco l'hanno fatto anche qua. Tutti quelli che hanno preso scornate con me e, o con qualcuno di voi, dopo eravate seguaci della seta. Capite? È un attimo a fare il giochino del seguace della seta. È più facile collocarlo che non l'uomo libero. Spartacus. Che dobbiamo essere intelligenti a spezzare le catene, ragazzi, se no questi un'altra volta, cioè, allora, se è vero che andiamo e ritorniamo, minchia, cioè, basta, facciamo un'altra, facciamo qualcosa di straordinario. Cioè, neanche possiamo, allora, no, perché sapete qual è l'alternativa? Che stiamo ancora qua dentro, aspettiamo, mano a mano che il pugno di ferro si farà sempre più forte, verrà il momento in cui sarà insostenibile, come hanno già fatto i partigiani, la resistenza da sempre hanno fatto quello. Quando il pugno di ferro diventerà insostenibile, a quel punto inizieremo a organizzare le guerriglie, che non servirà assolutamente a un cazzo, se non a farci ammazzare di nuovo e rimetterli di nuovo a loro, perché gli rimischiamo di nuovo le carte. Bisogna mollarli e fare in modo che non possano seguirci. È la fine di Matrix, quando dice: quanto durerà questa pace? Durerà abbastanza, durerà il tempo che deve durare. E intanto ha conquistato Neo col suo sacrificio la possibilità ad altri per uscire. Ma voi toglietevi dalla testa, che faccio io? Secondo voi veramente mi faccio il sacrificio col coso e mi sparo per aria per farmi far passare a voi? Dove? Sul Mar Rosso lo apriamo in due con la granata. Buonanotte, ci vediamo mercoledì con chi viene. Tenete conto che c'è un guru Italian Talent, quindi se vi annoiate non vi piace.